Buongiorno, apriamo il consiglio. Passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, presente. Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora, nomino gli scrutatori odierni, Candigliota, Giannone, Ciancio, grazie. Tredici presenti. Assenti giustificati, forse non lo so. Allora, 13 presenti, assenti giustificati, il consigliere Carlone, Ferrauto, Gugliotta e Pompei. Grazie. Attendiamo un secondo per fare le copie degli emendamenti. Allora, procediamo con il primo punto all'ordine dei lavori, proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 77-2019 avente ad oggetto adozione del piano urbano della mobilità sostenibile di Roma Capitale. Relatore? Prego, consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Molto brevemente, questa proposta di delibera sulla quale ci è stato chiesto di esprimere parere attiene ad un piano che è il piano urbano per la mobilità sostenibile che ha diciamo, una visione di, diciamo, di ridefinizione di quelle che sono le infrastrutture e diciamo, i piani strategici della mobilità con ambiti
ambiti temporali di medio periodo. L'orizzonte è di 10 anni, fa riferimento ad attività che possano essere considerate a medio, breve periodo, si integra in sostanza rispetto a quello che può essere un piano PGTU in modo diverso, perché ovviamente parte anche dalla valutazione di quelle che sono le realizzazioni di nuove infrastrutture. Per questo rispondente a quelle che sono anche delle indicazioni a livello europeo, proprio che tengono in considerazione non solo quelle che sono le visioni dell'amministrazione, ma quelle che si integrano e implementano con quelle che sono le domande di trasporto dei cittadini, tant'è infatti che è stato oggetto di una serie di incontri partecipati sui vari territori. Il nostro territorio è stato in qualche modo, diciamo così, accorpato per una questione territoriale con degli eventi che hanno rappresentato e presentato al territorio sia il piano nel suo complesso sia i progetti nello specifico che riguardavano i territori con il quinto e sesto municipio. Tant'è infatti che i tre eventi aperti alla cittadinanza si sono svolti ciascuno in uno dei tre municipi. Noi ci siamo incontrati in commissione, abbiamo valutato la corposa documentazione avendo già quasi tutti ben chiara in mente quale fosse sia il contenuto generale del piano, sia quali fossero le visioni future. In commissione ci siamo espressi sull'impianto totale, quindi complessivo del piano in maniera favorevole. Non devo ovviamente rappresentare adesso l'emendamento, vero? Scusate. Può anche presentarlo, sì, in presentazione, grazie. Mentre come commissione ci siamo espressi sulla totalità, quindi sul complesso del documento, quindi del piano, come il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato un emendamento che facendo riferimento ad una particolarità appunto che è inserita nell'ambito delle future reti infrastrutturali a livello metroferroviario esprime il proprio dissenso. Io non so se posso anticipare anche il contenuto perché bene. Certamente dell'emendamento. Allora aspetti, non mi ricordo bene come ho scritto, ce l'ho qua, mi date un secondo. Scusate, qui la memoria comincia a giocare brutti scherzi. Tutti scherzetti, tant'è infatti che in riferimento agli interventi che sono stati inclusi nello scenario di PUMS, definiti potenziamento ulteriore della natura metropolitana dei servizi ferroviari relativi al PRG di Roma Casilina e quadruplicamento Ciampino Capannelle Casilina, ci siamo espressi, quindi ci esprimiamo in senso contrario, in quanto RFI sinora non ha mai fornito risposte ai quesiti ed osservazioni presentati in merito sia dal municipio settimo che da comitati, associazioni e cittadini. Pertanto ci siamo sentiti in dovere, seppur ovviamente il piano complessivo riguarda tutti gli interventi di Roma Capitale, di esprimere fortemente in collegato a questa delibera, quindi che nel corpo del testo sia ben rappresentata, la nostra contrarietà nei confronti di determinati progetti, soprattutto se non ben rappresentati e chiariti al territorio. Io credo di aver terminato, grazie a tutti. Grazie, altri interventi? Prego, consigliera Biondo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io intanto voglio dire una cosa, noi oggi un po' silentemente, ma ci troviamo a dare un parere su uno degli atti più strategici che sono arrivati in questo Consiglio da 3 anni a questa parte. Il piano urbano della mobilità di Roma significa come questa amministrazione immagina la città da qui ai prossimi 10 anni, lo diceva la Presidente della Commissione. Un piano che necessariamente si interseca a quelle che sono le previsioni del piano regolatore generale, del piano generale del traffico urbano,
e che però dobbiamo dire innanzitutto ci è arrivato per il parere del municipio sostanzialmente 15 giorni fa. Si tratta di oltre 700 pagine ed è il motivo per cui nel momento in cui ci è stato sottoposto e ci è stato chiesto di votarlo in fretta e in furia, perché come sapete questo piano arriva ai municipi 15 giorni fa e scade il 4 agosto, e se entro il 4 agosto il Comune di Roma, e quindi dovrà dopo di noi arrivare anche in Aula Capitolina, non riesce a dare un parere a questo piano, si perdono tutti i finanziamenti che sono previsti, e quindi diciamo come al solito ci chiedono di dare un parere un po' sotto ricatto, senza avere la possibilità di approfondire uno di quelli che dovrebbe essere un atto che meriterebbe mesi di approfondimento sul territorio del Comune di Roma, perché ripeto va a modificare completamente quello che è l'assetto della città, lo sviluppo della città e anche la qualità della vita dei cittadini, perché come sappiamo il tema dei trasporti è uno dei temi più importanti e che rendono Roma ad oggi una città non competitiva. Che è il motivo per cui quando ci siamo trovati in commissione come Partito Democratico e ci hanno chiesto di dare un parere, dopo diciamo tre giorni che avevo ricevuto il materiale, io mi sono astenuta perché avevo letto solo 300 pagine su 700 e non sono abituata a dare un parere a naso, soprattutto su queste questioni. Nel frattempo arriviamo oggi in aula, le altre 400 pagine le ho lette e il nostro giudizio è assolutamente negativo su questo atto, per due motivi. Il primo è una questione di metodo che sta alla base di questo piano, ovvero il documento del governo Gentiloni con Connettere l'Italia, Gentiloni Del Rio, che oltretutto ricordiamo diciamo, quel governo ha portato a Roma 425 milioni di euro su un miliardo che erano stati stanziati su tutto il paese, e Roma ha ricevuto il 100% di finanziamenti e grazie a quei fondi verrà fatta la manutenzione delle linee delle metropolitane, l'acquisto di nuovi treni, gli adeguamenti antincendio, perché ad oggi le nostre fermate metro non sono a norma. Prevedeva appunto un processo di partecipazione, lo citava quel documento, però se noi andiamo a leggere questo PUMS, il processo di partecipazione è fatto esattamente al contrario di come si dovrebbe fare. Mi spiego meglio. Un'amministrazione che ha in testa come immagina la città da qui ai prossimi 10 anni, la disegna, fa delle proposte e poi giustamente va sui territori e si confronta con i cittadini, con i comitati di quartiere per verificare se quella proposta può aderire alle aspettative di chi la città la abita e la vive tutti i giorni. Questo PUMS ha avuto un iter esattamente diverso, ovvero l'amministrazione ha detto: venite, fate proposte, chi più ne ha più ne metta, e poi queste proposte sono state collezionate senza diciamo una regia e una direzione precisa. Abbiamo raccolto le osservazioni e le proposte dei comitati di quartiere, che sono praticamente raccolte in 250 pagine di tutte le proposte che arrivano o dai comitati o dai singoli cittadini tramite il sito del Comune di Roma, e queste sono diventate diciamo la base e l'impianto del piano urbano della mobilità del Comune di Roma, della capitale d'Italia. Poi, per dire quante persone hanno partecipato su 6 milioni di persone che si muovono ogni giorno in questa città, 329, questa è stata la partecipazione che è stata fatta. Un elenco di cose che inevitabilmente sono in contrasto tra di loro, perché io avrò un'esigenza, chi abita a Casalotti ne avrà un'altra, e non c'è però un'amministrazione che queste esigenze le mette insieme e che decide quali sono le priorità, e quindi dal punto di vista del metodo un PUMS che semplicemente rappresenta un libro dei sogni di come i romani vorrebbero questa città, ma che poi non ha il coraggio di dire dei sì e dei no su determinate questioni. Un no però lo dice, un no importante per questo territorio, ed è il secondo punto di cui vorrei discutere e sul quale infatti come Partito Democratico abbiamo presentato un emendamento, perché c'è una novità importante
È chiaro che su 700 pagine noi dovevamo essere capaci, oltretutto spulciando, perché non c'era una suddivisione all'interno del documento per municipio, dovevamo essere capaci di trovare tutte quelle questioni che interessassero il nostro territorio. Una su tutte salta all'occhio, ovvero è la cancellazione del progetto del prolungamento della metro A tra Anagnina e il Policlinico di Tor Vergata. Un progetto che prevedeva 4 fermate metro in più, che sostanzialmente andavano a servire Tor Vergata all'altezza delle facoltà di economia, del comprensorio dove c'è il rettorato, e arrivavano fino al policlinico, e che viene invece cancellata e sostituita da un filobus. Fatemi dire una cosa su questi filobus, perché ne abbiamo sentito tanto parlare in città, no? Soprattutto la funivia tra Casalotti e Boccea, di cui ha parlato tante volte la sindaca. Oltre ad una questione, diciamo, di scelte, ma appunto questo fa parte dell'amministrazione, io sono andata a capire come funzionano questi filobus, perché sinceramente non ne avevo idea. E oltre ad avere dei costi di gestione molto alti, che quindi potrebbe sostenere solamente un privato, sapete quante sono le aziende in Italia che producono e installano questo tipo di servizio di trasporto? 2. Sono solamente 2 le aziende in Italia. Allora, un'amministrazione che ha fatto una battaglia per non privatizzare ATAC, per lasciare questo servizio come servizio pubblico, che poi sceglie quali priorità per la mobilità della città, non più la metro o gli autobus o il trasporto su ferro, ma il filobus, che dovrà necessariamente essere assegnato a 2 monopolisti che ci sono nel nostro paese, sia dal punto di vista della realizzazione sia dal punto di vista della gestione, oltre ad essere un controsenso e un'incoerenza, io posso dire che sono assolutamente contraria. Per questo motivo, come Partito Democratico, abbiamo presentato un'osservazione al parere, perché pensiamo che in ogni caso debba essere dato un indirizzo anche al Consiglio Comunale, che esprimerà un parere su questo, chiedendo appunto che venga ripristinato all'interno del PUMS il progetto di prolungamento della metro A tra Anagnina e Tor Vergata, perché, diciamo, ne abbiamo parlato tante volte, ma poi questo è il momento di fare le cose. Quante volte ci siamo detti che Anagnina non è più il margine della nostra città, che i margini della nostra città sono ben oltre il grande raccordo anulare? Ecco, ora, oltre a dire e a studiare come è cambiata la conformazione urbanistica di Roma, oggi è nelle nostre mani decidere come questa città la cambiamo. E se invece noi pensiamo che le metropolitane si debbano fermare ad Anagnina, a Battistini, a Ionio e non possono andare oltre, e che quindi i parcheggi di scambio debbano essere ben oltre il grande raccordo anulare, stiamo dicendo nei fatti che noi limitiamo l'accesso a un diritto fondamentale quale quello al trasporto pubblico semplicemente a chi abita all'interno del GRA nella nostra città. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Prego, consigliere Ciancio. Grazie, Presidente. Io volevo sottrarmi dall'intervento, ma penso sia un argomento così importante per il futuro della città che non mi posso esimere dal dire che questa montagna di carte alla fine partorirà un topolino, perché disegniamo insieme il nostro futuro, come abolita la povertà, ma è sotto gli occhi di tutti come sta messa la mobilità a Roma. Questa finta partecipazione modello Fantino, che poi alla fine trova poche, ma pochissime vere partecipazioni, dove anzi addirittura la vera partecipazione ha fatto una graduatoria dell'elenco delle opere da fare, stravolto. Volete che vi dico dove? Bene, al primo posto si era qualificato non il progetto che viene messo in evidenza nel documento che dovremmo votare, ma era il prolungamento C, tratta T2,
giusto o sbagliato, voglio dire, la partecipazione aveva dato questa indicazione, non è stata rispettata. C'è poco da sorridere quando parliamo di sostenibilità economica, sostenibilità energetica, ambientale, efficacia, efficienza del sistema della mobilità. Io ho letto le sei opere principali che dovrebbero essere fatte, mi sembra alquanto sconcertante che l'approvazione di questo strumento attuativo, che deve essere poi uno strumento esecutivo, è paradossalmente qualcosa che chiede inevitabilmente il Politecnico di Torino. Perché? Perché si potrà realizzare lo stadio della Roma solamente se viene approvato questo benedetto strumento che dice di salvare la mobilità della città. Stadio della Roma, prendetevi un momento di riflessione ancora per decidere se guardarla pure da nord, quell'area dove si vedono i depuratori, dove il progetto prevede un muro alto 20 metri per non sentire gli odori. Mantenere un punto fermo rispetto a un'idea è importante, altrimenti poi mandato zero. Se non siamo riusciti ad approvare e a rendere esecutivi la viabilità di Quarto Miglio, mi domando, tutta sta roba che si chiede di fare con l'aiuto dei romani funzionerà? Io ho dei dubbi su questo modello di esecuzione di un piano di mobilità. Sono andato indietro nel tempo per vedere le opere come nascono. Sono andato a guardare il tunnel delle Sette Colli, cioè nessuno ha visto, però ci siamo ritrovati il tunnel di Giovanni XXIII a nord di Roma, un passante importante che si è fatto e ha risolto dei problemi. Non so quale partecipazione ci fosse stata, ma effettivamente lì la politica ha capito che c'era un problema di viabilità, come la politica dovrebbe capire che bisogna raggiungere la periferia prolungando le metropolitane, prolungandole, altrimenti le città diventano non conurbate, quindi è difficile raggiungere i posti importanti dello sviluppo come l'università e così via. La funivia Magliana, Battistini e Casalotti. Ogni mattina io mi diverto guardando Frascati e la Villa Aldobrandini, penserei a una funivia che mi porta direttamente qua. Ma bisogna essere concreti, questi 10 milioni di euro che dovrebbero arrivare dal CIPE sono subordinati all'approvazione in agosto di questo atto. Ma questo atto è anche subordinato al fatto dell'approvazione dello stadio, che il Politecnico si sta adoperando per fare una relazione positiva. Riflettiamo, io respingo al mittente questo atto perché è un piano che non arriva veramente nel cuore dei municipi, anche se il 18 marzo si è fatta un'assemblea nella Sala Rossa. Non condivido l'accorpamento di ragionare su quinto, sesto e settimo, che è questo che promuove il PUMS, così si chiama. Quindi accorpare questi municipi in modo a spicchi di Roma non funziona la città. Noi non possiamo ragionare su uno spicchio di Roma. Io non voglio ragionare perché nel mio quartiere è un'oasi diversa dalla città. Roma merita un progetto di vasta scala compiuto sulla città, non sui pezzettini di associazioni che partecipano, li ringraziamo tanto per il contributo che danno, però è una visione a volte poco lungimirante rispetto. Quando si parlò a Vienna del primo sviluppo, fecero il ring di Vienna, cioè la viabilità intorno alle mura. Cioè, Olanda è la stessa cosa, Berlino è la stessa cosa. Non si può ragionare
guardando col microscopio la città, bisogna guardarla nel modo complessivo. E quindi qual è lo strumento più importante per decidere quale opere? Io lo ripeto in quest'aula, guardiamo al piano regolatore, uno strumento esecutivo, quindi il piano regolatore che faccia da, come dire, strada maestra. Ho sentito qualcuno in aula che diceva stella polare e il piano regolatore, lo dicevamo anche noi nella passata consigliatura, molti lo dicevano che dobbiamo prendere, oramai è uno strumento esecutivo il piano regolatore, quindi il piano regolatore mi detta delle opere pubbliche da realizzare, i corridoi della mobilità, quelli veri, non quelli falsi, quelli che si possono fare, perché il piano regolatore è uno strumento attuativo, uno strumento esecutivo che sta lì poggiato al muro e noi dobbiamo in questi anni realizzarlo. Quindi se vogliamo approvare un piano della mobilità, guardiamo bene al PRG, non pensiamo che possiamo invertire il modello delle abitudini dei romani. I romani, purtroppo, sulla scelta, io sono d'accordo sulle piste ciclabili, ma farle al punto giusto, nei luoghi giusti. Assolutamente posso, non posso prevedere, io cambio i romani e faccio questo strumento, che prima però vuol dire cambiare i romani, no, le abitudini dei romani purtroppo non è che si cambiano in un giorno, in due giorni, ci vuole tempo. Quindi la funivia Casalotti Battistini, la funivia Magliana, e poi ci sono i tram Piazza Vittorio, ma quello che mi sorprende è l'acquisto di 50 nuovi tram, sono quelli che arrivarono e sono stati rimandati indietro perché non avevano l'omologazione per camminare a Roma? Boh, io rimango alquanto sconcertato dal fatto poi che noi come consiglieri di prossimità accettiamo che in pochissimi giorni si possa studiare la viabilità, la mobilità. Io vi invito a leggere il tunnel dei Sette Colli, non per altro, per vedere come si programmava la città, anche con gli errori, però c'era una programmazione vera di quello che si voleva fare, c'era un progetto vero. Dico, se smontiamo la tangenziale, il traffico nell'ex nono dove va a finire? Si dilaga a macchia d'olio? O non devono prendere le macchine? I cittadini non devono usare più la macchina, ma dissuadere dalla prendere la macchina vuol dire fare un percorso più lungo. La mattina il traffico ci sarà sulla Tuscolana e peggiorerà rispetto al passato, perché non è vero che le macchine sono come i peli fluidi delle macchine, dell'acqua, come qualche consigliere mi raccontava, dice no, cammina più veloce perché no, l'acqua cammina anche sopra, io non posso camminare sopra e neppure i cittadini possono camminare se le corsie sono occupate a destra e a sinistra. Quindi ragionare sulla mobilità è una cosa importante, va fatta con delle persone che siano autorevoli e con autorevolezza dicano la strada giusta. La strada che stiamo percorrendo è una strada che ci lascerà macerie sulla città. Io ne condivido lo spirito di camminare a 5 km orari a piedi, perché poi sono state trattate alcune ipotesi, tempo indicatori, scaduto. Finisco nel dire che sono d'accordo che bisogna camminare a piedi, io la mattina faccio 5 km a piedi nel mio territorio, per altri motivi, ma mi godo la città, ma è un altro episodio quello. Però quando devo correre a Frascati o a Palestrina la mattina, devo percorrere necessariamente delle strade che mi conducono al luogo di lavoro, prendere un mezzo che mi porti velocemente nel luogo di lavoro. Quindi avere una lungimiranza di piani, questa non è cosa che è stata fatta. Uno, perché vedo nell'impianto dello stadio un dramma della mobilità se non si risolvono i problemi a monte legati al progetto dello stadio, dove sono state eliminate tutte quelle opere che erano concordate per una viabilità. E poi non capisco come mai nessuno voglia dire e parlare degli impianti depuratori che stanno a margine dell'area dell'ex ippodromo e nessuno guarda con attenzione questo aspetto. Io invito la maggioranza a guardare questo aspetto e se ci sono altri consiglieri che si
tempo gli scaduto. Sposteranno dal pensiero unico che in questo momento sta prevaricando e sconvolgendo la città. Per questo motivo io ascolto volentieri se ci sono altre indicazioni, ma onestamente devo dire che respingerei al mittente questo documento che parte da lontano ma non arriva da nessuna parte. Grazie. Consigliere Guido. Grazie Presidente, io devo dire ho apprezzato molto gli interventi di chi ha avuto una tale grande visione negli ultimi anni che siamo dove siamo adesso. Penso alla metro C su cui abbiamo speso qualche miliardo in più rispetto a ciò che era necessario, ovviamente con progetti partiti nel 93 e nel 94, sono passati più o meno 30 anni diciamo, sono passati 25-30 anni e il resto della visione di mobilità di chi ha parlato finora io non l'ho mai vista sinceramente. Questo piano, il PUMS, in particolare tratta tutta una serie di temi come l'intermodalità e la regolazione della domanda, cioè la sicurezza stradale, la logistica merci, il rinnovo delle flotte di autobus e di tram, la sharing mobility, la mobilità pedonale, la mobilità ciclistica e quella collettiva ovviamente in generale. Sono circa 135 proposte presentate nel corso del tempo, è un processo partecipato che è durato 2 anni fa, che si è tenuto sia fisicamente con associazioni, con sindacati, con tutte le sigle possibili e immaginabili che hanno voluto partecipare, anche con i singoli cittadini, oltre al sito specifico del PUMS cioè di Roma. Nel primo anno c'è stata sostanzialmente una fase di ascolto da parte dell'amministrazione, poi sono state proposte via portale tutte le proposte. Quindi ci sono tutta una serie di azioni che sono, è stato detto prima, più di 700 pagine, quindi stare qua diciamo a dirne qualcuna semplicemente è abbastanza limitante rispetto alle altre, però penso all'estensione della metropolitana con la linea D, futura linea D, cioè tra Ionio e Grotta Perfetta, il prolungamento della metro B1, il prolungamento della metro C fino a Farnesina, quindi sul tratto nord, il prolungamento della linea A, cioè tra Battistini e stazione di Montemario. Ovviamente noi siamo in zona Nagnina, si parla di estensione, in questo caso non di rete metropolitana, ma di rete tranviaria. Oltre al prolungamento Termini Tor Vergata, Roma Giardinetti verso la Banca d'Italia, quindi siamo ben oltre il raccordo anulare. Cioè si diceva questi tram costano tanto, e beh invece costruire, scavare sottoterra invece costa poco, perché la scusa l'abbiamo avuta e sono 4-5 miliardi. Consigliera Biondo. Oltre la spesa normale che era stata preventivata, nel frattempo qualcuno ci ha mangiato, la magistratura ha fatto 5.000 processi su questa cosa, perché se questo è l'impianto della mobilità romana che ci avete lasciato, scusate, no grazie. Per quanto riguarda invece tutto il resto, io direi che ci stiamo impegnando particolarmente, non solo come piano generale, come PUMS, ma anche come municipio, oltre alla ciclabile tuscolana, che non è un pezzo che starà lì a sé stante, ma collegherà San Giovanni fino a Vermicina a Morena, quindi collegherà, e questo è il nostro obiettivo, entro la fine del nostro mandato collegare tutto il municipio per via ciclabile, da una parte all'altra, integrando le piste o le bike lane che sono attualmente esistenti, penso a Via Umberto, penso a tutta la rete di Romanina, penso a Via Lemonia, penso a tutta l'integrazione tra l'area di Don Bosco e l'area del Parco degli Acquedotti, penso a quello che fu il Grab che incide il nostro municipio nella zona del Quadraro, quindi insomma stiamo cercando di cambiare in volta questa città, poi può essere condivisibile, opinabile, noi abbiamo un programma di mobilità e su quello andiamo dritti, senza nessun indugio, poi ovviamente c'è le opinioni, i pareri, quello che volete, però sinceramente accettare lezioni da chi questa visione di mobilità non ce l'ha mai avuta non è il nostro caso e pertanto non siamo intenti ad accettare insomma, tali come... È come se fosse il vuoto, ecco, per noi è il vuoto. Quindi, cioè magari voi direte fra qualche anno, quando questo piano andrà in porto, che anche noi avremo lavorato sul vuoto, questo si vedrà però fra qualche anno. Intanto noi ci stiamo provando, voi non lo so se ci avete mai provato.
Detto questo, io qui c'è ovviamente gli argomenti sono tantissimi, il tempo io credo stia anche per finire, non so se altri colleghi successivamente vorranno dire qualcosa a riguardo. Sento già il consigliere Candiota che freme. Io mi taccio qui per adesso e ringrazio tutti. Candigliota. Grazie Presidente. Io credo che sarò molto sintetico, ma forse andrò al nocciolo della questione. Allora, premesso, faccio una piccola premessa, che metodi fantiniani no, non ci sta. Non ci sta, perché poi, ma anche se fosse come dite voi, i metodi fantiniani, quei metodi fantiniani vi siete tenuti e non l'avete sfiduciata, anche se fosse. Comunque, detto questo, è una piccola parentesi, rispondo e respingo. I costi, come giustamente diceva, ci sono analisi dei costi che vanno realizzati, e chi capisce, e mi fa specie che alcune persone che conoscano bene la materia non riconoscano che comunque a livello pratico una metropolitana ha dei costi maggiori per tante piccole cose, piccole, non so tanto piccole, perché sappiamo che ogni volta che scaviamo c'è bisogno di un'infrastruttura importante. Cosa che invece magari con mezzi di superficie che sono andati avanti per tanti anni, magari c'è chi è troppo giovane e non lo può sapere, ma c'erano ed andavano anche molto bene. Quindi non possiamo dire che a livello funzionale, come a livello di costi, sarebbe meno gestibile di una metro. Cioè, questo è impossibile, ma è anche a livello, cioè, voglio dire, come si può uscire con un'affermazione del genere? Vabbè, questo poi me lo spiegherete. Le tempistiche non ci sono state tempo per studiare, ma tanto se c'erano più tempo non studiavate uguale, perché il tempo ha dimostrato che ogni volta che abbiamo portato qualcosa, anche quando c'era tempo, venivate sempre impreparati. Cioè, a me non risulta che comunque se ci avete più tempo potete studiare, tanto alla fine all'atto pratico, se volevate informarvi ce l'avevate il tempo per informarvi. Ogni volta si mettono delle scuse, sono delle migliorie che si apportano comunque a un sistema, e secondo me bisogna sempre andare sull'essere, diciamo, propositivo. Ma sta cosa ormai è tanto tempo che la ripeto e continuerò a ripeterla. Qui, se non cambiamo la cultura della mobilità alternativa, di avere un sistema, vorrei aggiungere un'altra cosa che magari è sfuggita, ma è anche importante, che oltre a tutte le altre ciclabili c'è anche la parte di Tor Vergata, che non è poco, perché comunque con l'università, insomma, anche per gli studenti, insomma, che vogliono venire in bici, insomma, sarà un grande vantaggio. Quindi la mobilità alternativa è un passo molto importante, e bisogna cambiare il nostro modo di pensare. Se non cambiamo il nostro modo di pensare, penseremo che sempre solo che le soluzioni, quelle più costose e magari anche troppo, oltre che dispendiose per svariati motivi di ritardi e quant'altro, c'è anche un fattore di materiali che spesso e volentieri sono state messe, prendiamo proprio la metro C, parliamo di cose assurde, le rotaie che non erano compatibili con le diciamo le ruote della metro, cioè cose assurde di questo genere. Quindi è fondamentale, quindi non solo è più dispendioso, ma quando vengono fatti male, e questo è stato proprio dimostrato nel tempo, il costo è anche ulteriore. E noi che vogliamo fare? Vogliamo sponsorizzare più quella tipologia, quindi allungando, magari, come dicevano, magari allunghiamo la metropolitana, e ci fa ridere e diciamo che è dispendioso i filobus o le funivie. Ma lo sapete che le funivie stanno in tutto il mondo? No, perché sembrava che solo a Cortina ci fossero le funivie. San Paolo non mi pare, in Brasile non mi pare che sia
sia comunque una zona sciistica. Eppure esistono, ma come tante altre città. Io penso che il problema è culturale. Noi, però, se la cultura, se il problema culturale lo ritroviamo pure nella politica, e allora difficilmente cambieremo sto paese. Grazie. Altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. In parte sono anche un pochino preoccupata da cittadina romana prima che da consigliera di questo municipio, perché il modo in cui stiamo raccontando il piano urbano della mobilità della nostra città è francamente preoccupante, per usare un eufemismo. Io sono e ritengo che di fronte ad una programmazione importante, che ce lo dicono da tempo, Roma non è stata fatta in un giorno, e quindi non credo perché ancora ci si stupisca del fatto che per fare opere importanti e infrastrutture fondamentali per la nostra città, programmate 10-15 anni fa, ci voglia il tempo che è necessario per programmare, per strutturare e per trovare finanziamenti. Per fare questo serve non enunciare una serie di questioni, una serie di proposte, ma significa metterle a sistema, significa anche cercare di traslare dalla discussione, ecco, che forse è come quella che stiamo facendo adesso, senza però scendere nel merito, perché 700 pagine sono tante, ma manco per niente, 700 pagine si mettono contro luce e ci si fanno i raggi X, perché se è necessario cercare di capire come quella cultura che tanto andate, che non è un approccio ideologico, è cultura, che tanto difendete, come la traduciamo con piani, con progetti, con finanziamenti e con un sistema integrato per la città di Roma che la faccia uscire dallo stato in cui è. Perché poi va bene che qui parliamo del mandato zero, ma non è che possiamo parlare di quello che è successo 10 anni fa e non ci accorgiamo di quello che succede oggi. Perché questo PUMS, oltre ad avere le contraddizioni e le difficoltà e le criticità che prima di me ha enunciato la consigliera Biondo, e sulle quali vi inviterei a fare una riflessione, perché se ci sono dei soldi che sono stati finanziati dal MIT, dal Ministero delle Infrastrutture, e oggi è necessario portarle a compimento e a spenderle, non è che perché li hanno fatti quelli che c'erano prima facciamo finta che non esistano. E quindi quel processo si è chiuso perché grazie ad una collaborazione importante con la città di Roma ci si è fatto carico di un costo che prevedeva la chiusura dei lavori di un pezzo della metro C e il proseguimento della stessa. Ma quello che manca in questo piano, tra le altre cose, che è un limite fondamentale, è la consapevolezza della necessità di difendere e mantenere l'esistente, che è una cosa sciocca se pensiamo a quello che è successo prima di arrivare al nostro municipio. Parliamo di due fermate del centro di Roma, chiuse per più di 250 giorni, e lasciamo perdere le dichiarazioni fatte dall'amministrazione centrale per poi arrivare a capire che la responsabilità era della stessa amministrazione, non dei tifosi che ci saltavano sopra. Per non parlare di Barberini, che è ancora chiusa. Per non parlare di Giulia Agricola, che per un pezzo di ingressi è ancora interdetto, perché ci sono delle infiltrazioni importanti. Per non parlare del sacrificio che è stato chiesto anche in questo momento e che sarà chiesto anche nei giorni successivi, nel mese di agosto, ai cittadini romani, tanto se non ne facessero già abbastanza, perché ci sarà appunto un'importante manutenzione sulla. Se nel frattempo noi non dovessimo assistere ogni anno, ogni giorno, lo dico da utente Metrobus, a un servizio che non esiste più, prima di arrivare a pianificare la metro D mi curerei
forse questo era una critica, permettimi, consigliere Ciancio, che facemmo anche noi. Prima di guardare a quello che dobbiamo andare a cercare, cerchiamo di chiudere bene quello che abbiamo già programmato. Cercare lì di finanziare e di mettere i finanziamenti. Quindi che andiamo a sponsorizzare una metro D quando abbiamo un pezzo della metro C che ancora non sappiamo dove e quando finisce? Perché appunto scavare sotto a Roma non è una cosa semplice. È come pensare di consegnare dei locali e poi scoprire che c'è un amianto da smaltire. È esattamente la stessa cosa, con una scala diversa. Quindi venire qui e semplificare tutto e dicendo avremo una mobilità sostenibile e quindi tutti potrete andare in bicicletta, basta mettere quattro rastelliere, di mettere quattro righe, poi farle gialle, verde e celesti, oppure cercare e non capire in quale città viviamo e non capire che collegare la periferia di questa città è un tema centrale e non capire che il modo migliore, non solo una stima dei costi e benefici, perché ci avevamo anche pensato al tramvetto che collegasse fino a Tor Vergata, ci sono dei problemi per farlo, l'avete tenuto conto nel vostro fantastico studio di questi anni? Immagino di sì, voi che oggi sapete tutto, oppure siamo anche lì al mandato zero, no, ditecelo perché almeno sarebbe tutto più semplice. Detto ciò, tagliare e troncare il nostro municipio senza collegarlo a una delle città universitarie più importanti, la seconda se non sbaglio, in Europa, penso che sia un problema che ricade nuovamente sulle giovani generazioni e non considerando il fatto che poco più avanti c'è anche un ospedale. Quindi prima di dire ma costa poco, ma che ce vuole, biondo, te non hai capito niente, ma come ti viene in mente, de dire, de fare, cioè prima di rivolgersi alla città di Roma in questi termini, e cercare di semplificare quello che non si può semplificare, perché programmare è una cosa difficile, complessa, e farla capire è ancora più complesso. Allora, quando ci facevamo riferimento ad un programma che è stato gestito all'inverso da questa amministrazione, è stato proprio questo. Abbiamo in mente di fare mille cose per questa città, e sono A, B, C, D, E, e ve le spieghiamo. E ve le spieghiamo perché è giusto e perché siamo consapevoli che questa è la scelta giusta per questa città. No, forza, venite gente, spiegatecelo voi per avere i numeri alla partecipazione, che so quelli poi sono da lì si scappa, eh? Cioè, le slide sono pubblicate sul sito PUMS, ci sono quattro dichiarazioni della sindaca, dell'assessora Meleo, di Stefano, di Montuori, abbiamo lette tutte, abbiamo visto tutti i resoconti, ha partecipato l'associazione X, il CDQ, ma in tutto quello non si capiva la città di Roma, cioè il governo di Roma, che cosa diceva a queste persone. Dai resoconti, andatevela a leggere se non l'avete fatto, emerge questo, cosa dicono gli altri, legittimamente, perché sono stati chiamati a partecipare e a scrivere, ma dopodiché non si capisce che cosa dice il Movimento 5 Stelle a Roma su questo. Noi abbiamo una scelta della mobilità sostenibile, bene, è come la questione dei rifiuti? No, perché è lecito pensarlo. Dopodiché, forse, l'invito ad avere un po' meno presunzione e cercare di mettersi in sintonia ancora una volta con la città senza portarci, sì, nei termini diciamo che sono quelli che sono. E ricordo a chi non era in quest'aula che il consigliere Coglia, oggi onorevole di Roma Capitale, la consigliera Lozzi, che è la presidente del nostro municipio, facevano battaglie intere per avere bilanci in tempi certi, abbiamo avuto le stesse scadenze, lo sa. La presidente del consiglio può anche testimoniare, il capogruppo non l'ha sollevata questa questione, noi avevamo chiesto una proroga, eravamo tutti d'accordo in capigruppo, non è stata accolta. Quindi non ci sarebbe tanto da ridere sul fatto che qualcuno, qualche forza politica, voi compresi, chiedevate un tempo maggiore per poter discutere e pure spaccare il capello in quattro se serviva. Non è stato possibile farlo, nonostante voi sapevate da tempo, dico voi per dire la maggioranza a Roma, che questo era un tempo fissato. Dal 2017 sapevate che si doveva arrivare entro il 4 agosto per prendere i finanziamenti del Ministero.
e in più l'avete pure avuto la capacità di incrociarlo con l'assestamento di bilancio. Quindi un capolavoro che veramente riesce a pochi, a voi sì, ma ormai ci abituiamo a tutto. Quindi non solo un giudizio negativo nel merito, nel metodo, ma quello che preoccupa francamente è l'assenza totale di una visione che non è e non corrisponde a una vera programmazione della mobilità sostenibile per la nostra città. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Colleghi, io ho sentito questi interventi, mi sembrano veramente pretestuosi e fuori da ogni criterio, perché si è parlato di un'assenza di partecipazione, modello appunto consigliatura precedente dove veniva portato il bilancio per una partecipazione di 2 giorni, 3 giorni e chiaramente finta, quando invece abbiamo, e lo avete e lo sapete, abbiamo attivato sia nel nostro municipio all'inizio, già da tempo, l'anno scorso, la partecipazione reale, quella che ascolta i cittadini e cerca di raccogliere, mette a disposizione dei cittadini il bilancio e attraverso le decisioni collegiali si attraverso quella che è una consultazione collegiale si riesce a partecipare nella spesa, così come è avvenuto anche per la parte di mobilità, perché un anno per fare la partecipazione mi sembra un tempo sufficiente, raccoglierle. Poi tra parentesi sono tutte proposte che comunque vengono anche un po' dal passato ed è stato anche un momento per mettere a fattor comune tutte quelle che erano rimaste azioni programmatiche tra virgolette ma slegate non a sistema, metterle a sistema in una vera invece programmazione, perché programmare significa non solo fare un cronoprogramma ma anche mettere a sistema, capire le relazioni che ci sono e in qualche modo mettere, creare un unico documento, un'unica visione di tutti gli interventi per capirne gli impatti e le interrelazioni. Quello che sta appunto, che è stato pubblicato e che è stato il frutto del lavoro di questi anni. Poi ci possono essere chiaramente degli interventi che possono piacere o non possono piacere, ma non si può parlare di una mancata partecipazione, una mancata programmazione, e la manutenzione non ha niente a che fare con la programmazione di visione, deve essere fatta. Allora io mi chiedo, da quando la metro A è stata e la metro B sono state fatte 50 anni fa, quante volte è stata fatta la manutenzione? Quante volte avete fatto? Ecco, brava, 2 anni fa. Io vorrei capire questo consiglio, anzi il consiglio precedente nella vecchia consigliatura, quanti atti ha fatto per chiedere all'amministrazione centrale di fare la manutenzione? Sono 10-15 anni che le scale mobili non erano manutenute. Ok? Quindi cosa significa questo? Che poi capita l'incidente e poi bisogna fermare gli impianti per fare l'attività. Ok? Come è successo per esempio alla metro, ai treni della metro, dove per vicende note, si è stato costretti a dover cambiare le intere ruote perché gli acquisti erano stati fatti tempo fa, allegramente, e poi dopo questa amministrazione chiude la metro con i disagi. Certo ci sono i disagi, ma se non ci sono i disagi per mettere a posto le strutture del passato probabilmente non avremmo fatto un buon lavoro. Quindi vorrei solamente che si riflettesse quando si fanno delle affermazioni con una certa onestà intellettuale. Poi dopo sul tema ci si può anche ragionare se un intervento può essere condiviso o meno, come noi abbiamo fatto. Anche noi non abbiamo avuto granché tempo, ma sappiamo da regolamento che le tempistiche per l'espressione di parere sono queste, siano essi temi corposi, siano temi semplici. Ne abbiamo già parlato più volte, potremmo essere d'accordo anche nel chiedere che una rivisitazione del regolamento che dia un tempo variabile in funzione anche della complessità dei temi, ma questo è un altro argomento.
Quindi, rimanendo al tema, noi comunque sia abbiamo cercato di fare un nostro lavoro con molta difficoltà, cercando di capire quali potevano essere le complicazioni che potessero esserci sul nostro territorio, e abbiamo infatti preparato un emendamento perché secondo noi comunque sia, rimanendo fatto salvo l'impianto generale del piano urbano, piano urbano della mobilità, quindi non mi potete dire che non è una programmazione, è un piano che nella sua sostanza, a leggerlo, evidenzia l'articolazione dell'intero progetto e dell'intera visione. Quindi, nonostante tutto, noi abbiamo comunque rilevato che quel progetto di cui ci ha parlato la consigliera Ariano in apertura non è invece una cosa che noi riteniamo utile, fattibile e opportuno per il nostro territorio. Un po' più di sforzo, qualcosa avreste potuto fare anche voi. Grazie. Altri interventi? Allora, lasciamo a consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. E niente, io non avrei voluto intervenire perché comunque non pensavo che non fosse necessario, però ho sentito diverse cose, insomma, dai tempi delle manutenzioni, cioè qui veramente ci sono degli interventi che allora non sono mai stati fatti nella metro. Con questo tipo di approccio, cioè noi stiamo intervenendo con dei soldi che arriveranno probabilmente, sicuramente arriveranno dal governo centrale, però li stiamo mettendo a frutto. Qua abbiamo vissuto decenni in cui i soldi arrivavano e si creavano comunque debiti al bilancio di Roma Capitale. Allora noi abbiamo un bellissimo auditorium, no? Fantastico, perché comunque è un punto di aggregazione. Abbiamo la possibilità di sfruttarlo per tante manifestazioni, ascoltiamo artisti internazionali e via dicendo. Però abbiamo pure autobus che hanno 18 anni di vita. Allora io vorrei fare una riflessione sulla propria automobile, no? Ognuno di noi più o meno ha un'automobile. Vorrei sapere se la proprietà di questa automobile è lunga 18 anni, e parliamo quindi di un'automobile privata che ha una determinata percorrenza, no? Quindi 8 km annui. Qui parliamo di vetture che hanno 18 anni, vetture di mezzi pubblici che fanno un chilometraggio elevato tutti i giorni, che con una certa dimensione. Quindi, cioè, non è che sono 100 giorni che questi mezzi sono per strada, sono 18 anni. Allora, i filobus che passano sul corridoio della mobilità. Il corridoio della mobilità è stato pensato, credo, se non erro, da Veltroni. Allora, questo corridoio della mobilità con i filobus, che non abbiamo tenuto noi nel deposito Torpagnotta, è stato recuperato dopo 10 anni, è stato messo a regime. Questo non credo che significhi spendere, sprecare soldi a sproposito, no? Significa mettere a regime le risorse che purtroppo già sono state impegnate. Quindi sulla manutenzione pure di questi mezzi, diciamo che i costi della metro sono bassi se uno non fa la manutenzione, come purtroppo oggi ci troviamo a dover fare con interventi importanti che riguardano non solo le massicciate, perché qui stiamo parlando di andare a lavorare sulle massicciate dei binari che non sono mai state manutenute. Con il lavorio che c'è su quelle linee, che è intenso, perché abbiamo comunque ogni 4 minuti medi un passaggio, soprattutto nelle prime ore della mattina, cioè questi sono interventi che devono essere fatti. Noi ci andiamo a preoccupare della chiusura di due fermate centrali. Cioè, ma pensate al problema, il problema è diverso in periferia. Nelle fermate centrali utilizzate soprattutto dai turisti, il turista non è che scende a Piazza della Repubblica, il turista scende da una parte e si traversa Roma a piedi, come tutti noi facciamo quando andiamo a Parigi, a Londra, a Bucarest. Non scendiamo al Colosseo per vedere il Colosseo risalire sulla metro, scendiamo al Colosseo, poi ce ne andiamo verso la piramide, e tutto questo succede a piedi. Quindi questo problema della chiusura della metro per questa cosa, non capite? No, vale, per carità, sarebbe stato meglio se non ci fosse stato questo problema, però voglio dire, non è che è venuto giù il mondo, soprattutto. Si rivolga alla Presidenza, perfetto, va bene. Ecco, appunto, chiediamoci perché c'era il problema. No, vabbè, poi sull'idea. Consigliera Vitrotti, lasciamo parlare oppure no? L'idea di città, no? L'idea di città dove praticamente
ci si accusa di non avere un'idea di città. Ho sentito dire che noi non possiamo cambiare la cultura dei cittadini, che devono continuare ad andare in automobile sulla Tuscolana. Consigliere Ciancio, la facciamo finita? Dobbiamo interrompere il consiglio. Dobbiamo interrompere il consiglio, se lo volete interrompere lo faccio subito. Una riflessione diversa. Lo faccio subito, consigliere Ciancio, vogliamo interrompere il consiglio, perché non si può andare avanti in questo modo. Allora stia zitto, andiamo avanti. Non c'è modo di instillare nella cittadinanza un'idea diversa di mobilità, quindi ripetiamo, con le ciclabili, con le funivie, che ripeto, forse non è mai stato detto in modo chiaro in nessuna. Non è che siamo i primi a inventarci questa cosa, e questo non succede a Roma, ma soprattutto in altre città. Veltroni si inventò la funivia sulla Magliana. Quindi non è che noi siamo, allora, questa pseudo-destra e questa pseudo-sinistra che hanno governato fino adesso, pseudo, è per questo che diciamo né destra né sinistra, perché questa incapacità di governare è stata dimostrata, e allora per questo noi insistiamo sul dire né destra né sinistra, non in generale, ma soprattutto in questa pseudo-situazione che è stata creata nel tempo, volutamente, no? Allora, quando diciamo che buttiamo giù la sopraelevata a Tiburtina, non è un'idea nostra, ma la portiamo avanti perché c'è un'idea di città che vogliamo portare avanti. Alla fine Marino si è arreso addirittura a fare il giardino pensile lassù, perché non riusciva, perché poi vabbè, forse era anche un lungimirante, per carità. Quindi, cioè, accusarci di non avere un'idea della città, io lo trovo veramente campato in aria come cosa. Tornando al dissuadere la cittadinanza al prendere la macchina, tutte le opere che stiamo facendo, ma a parte a livello centrale, ma anche come municipio, a Cinecittà Est abbiamo rivoluzionato il quadrante, stiamo facendo strade in continuazione. Le piste ciclabili che sono state messe a rete, perché l'idea di città che tanto ci accusate di non avere è di mettere in rete queste cose per le quali già sono state spese delle finanze, già sono stati spesi dei soldi. Allora perché non dobbiamo mettere in rete questo? Perché per raggiungere l'Università di Tor Vergata, chi è che va all'Università di Tor? Gli studenti vanno all'Università di Tor. Non tutti sono autodotati questi studenti, anzi la maggior parte va in bicicletta, ci sono insediamenti produttivi, ci sono insediamenti consigliera Biondo, consigliera Biondo, cambiamento culturale dove consigliera Biondo vengono fatte, lei si sta chiamando l'uscita, ma lo sappiamo, la conosciamo già, vada avanti consigliere Rinaldi. Sono dei servizi che vengono gestiti in bicicletta, li vedete tutti, dalla consegna del pasto a pranzo, a cena, tutti. Quanti morti ci abbiamo avuto a Vermicino? Ciclisti che muoiono sotto le ruote delle macchine, sono diversi. Allora, possiamo mettere a rete tutto quello che è stato fatto fino adesso? Perché non l'avete fatto in 100 giorni? Perché qua poi si viene a dire, io mi ricordo all'inizio, dopo 100 giorni noi avremmo dovuto risolvere tutto, no? Quando l'abbattimento della Tiburtina risale a 10 anni fa, il corridoio della mobilità a 10 anni fa, sempre Veltroni, eh? E allora, di che cosa stiamo parlando oggi? Questa banderuola come Renzi alla Bolognina, no alla Bolognina, all'altra stazione, che diceva che lui era contro la TAV e oggi dice che invece... La Bolognina no, A Bolognina no, è certo, è fastidiosa la Bolognina, vero? Pseudosinistra, la Bolognina fa male! Interrotto. Il consiglio male. È interrotto. Benissimo. Penso che bisogna un attimino rispettare le regole, altrimenti non si quindi, può andare avanti. Lo rileggo anche insomma brevemente. In sostanza, riferimento agli interventi che sono stati inclusi nello scenario di PUMS, definiti potenziamento ulteriore della natura metropolitana dei servizi ferroviari relativi al PRG di Roma Casilina e quadruplicamento Ciampino Capannelle Casilina, ci esprimiamo in senso contrario, in quanto RFI sinora non ha mai fornito risposte ai quesiti ed osservazioni presentati in merito dal Municipio Settimo e da comitati, associazioni e cittadini. Grazie. Dunque, dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni. Ah, sì, consigliera Vitrotti. Si può fare solo la dichiarazione di voto, però. Cioè, in nome anche di quella partecipazione, questo è un tema sul quale il territorio che conosciamo, i comitati di quartiere e le associazioni si sono spesi da tanto tempo perché temono. So che ci sono stati incontri con
con Ferrovie, che oggi però questa cosa venga inclusa, va anche un po' a scardinare tutto quel processo di partecipazione che ci avete finora anche sostenuto ci sia stata, cioè nel senso, se veramente i comitati, le associazioni, la parte politica sul municipio sono stati auditi, ascoltati, avranno compreso quali sono i problemi e le richieste che fanno i comitati e le associazioni da tanto tempo. Averle inserito o è stata, diciamo così, un'imboscata, oppure forse non hanno ben capito. Quindi francamente che oggi presentiamo un emendamento esprimendo una contrarietà, non so quanto noi ci impantaniamo più di quello che già la situazione è seria, nel senso è stato introdotto dentro il PUMS un elemento che per il nostro territorio, per un pezzo, la parte del Quadraro in particolare, la parte, vabbè, insomma, poi lo citate, lamenta, non solo denuncia una preoccupazione da diverso tempo. Io non so se è peggio, diciamo, quello che c'è dentro il PUMS, a questo punto anche un merito ad un ci esprimiamo in senso contrario, no, lo dovete togliere, non so se mi spiego. Quindi per noi esprimerci su un testo anche dell'emendamento così vago, francamente non lo so, ci pone dei problemi, o si chiede di toglierlo oppure solo il senso contrario sì, può bastare, ma penso tra di noi, perché poi non so, io spero che il senso, per chiarire ancora, mi immagino che il senso contrario l'abbiate espresso già, ecco, da qualche parte. Se non l'hanno sentito, sono preoccupata. Quindi si può non votare una cosa di questo genere, non mi trovo un po' in imbarazzo, ecco. Se mi potete anche spiegare, io non lo so. Microfoni. La dichiarazione di voto può, credo volesse esprimersi Guido? No. No. No, anche io conosco il problema e ho delle difficoltà, non delle difficoltà perché non voglia votare quello che i cittadini magari hanno evidenziato nella sala rossa nel momento di ascolto, che poi io ho guardato un po' alcune date delle partecipazioni e il fatto lì, il problema è vero, però non deve essere spunto dal piano, che valutazione facciamo? Che valutazione hanno fatto? Se poi c'è stata dentro, c'è stata una partecipazione, eppure dentro ce l'hanno messo, quindi Ciampino, Capannelle, Casina, il problema è il dramma che ha presentato, mi sembra, Marinelli nella riunione del 18 nella Sala Rossa. Quindi, come dire, facciamo il contentino, facciamo l'emendamento, ma resta nell'atto. Cioè, questa è, come dire, la politica di fare il tutto e il contrario di tutto. Io non so che fare, però onestamente ritengo voto, però non ottengo nulla.
non so che dire, è una situazione imbarazzante. Grazie Presidente. Altre dichiarazioni di voto, consigliere Guido. Grazie Presidente, qui ci scordiamo un attimo quali sono le competenze di un municipio. Come consiglio ci esprimiamo in maniera assolutamente non vincolante, come sanno tutti, sulle delibere di origine comunale. Quindi semplicemente se è imbarazzante perché io voto ma la cosa resta lì nell'atto, allora hai sbagliato a candidarti come consigliere municipale, perché sapevi perfettamente che l'attitudine era questa e punto. Quindi cioè noi siamo sostanzialmente, cioè l'emendamento dice che siamo contrari a questo aspetto in particolare, perché abbiamo diversi problemi con RFI, come municipio ce l'abbiamo da sempre denunciato, come cittadini, comitati eccetera, è stato inserito, abbiamo la nostra voce. Cioè diciamo questo no grazie, punto, non è che c'è molto da dire. Poi come municipio noi possiamo fare, come consiglio municipale è questa la nostra competenza, cioè votare gli atti, poi tutte le parti pratiche, magari i consiglieri qui hanno degli agganci loro in paradiso, io non lo so, ma non credo, perché se il problema c'è dopo tutti questi anni evidentemente. Noi quello che possiamo fare è votare in maniera non vincolante, segnalando quello che per noi va bene e quello che per noi non va bene e punto, perché se non si è compreso questo, allora penso che questa decennale vita politica forse non lo so. Grazie. È seria, io non so se è necessario fare una conferenza capigruppo, perché immaginavo che l'intervento del consigliere Guido mi aiutasse, invece no. Cioè, io ho dichiarato il mio voto, noi votiamo a favore come gruppo di maggioranza, punto. Sì, ma io mi devo attenere a quello che voi avete presentato, mi scusi, non è che voi votate contrari alla delibera, no, voi votate a favore, quindi il voto contrario vostro, quindi a meno che non vogliate trasformare l'emendamento in una, cioè togliere questa cosa dal PUMS, se questo non l'avete valutato. Posso essere un po' più chiaro, Presidente? A questo punto noi allora, siamo costretti a non partecipare. Se serve vi do 5 minuti di pausa, altrimenti se vuole con un intervento chiarire tutto, perché io penso che andiamo alla votazione, cioè oggi sta succedendo veramente l'incredibile, è una dichiarazione di voto su un'osservazione che non è un emendamento ma un'osservazione. Non è banale, non è banale. Ho capito che non è banale. Cioè per il gruppo in particolare non è banale una cosa del genere, quindi se io vi chiedo un momento di riflessione, voi che siete i proponenti. Grazie. Lei sta chiedendo se questo avverrà o non avverrà, penso che sia stato chiaro. Ma quindi io le sto chiedendo che cosa avete scritto, lui mi dice che votiamo contrario, però mi fa pure la ramanzina istituzionale che ormai è solida pure però e va bene. Dopodiché non è che mi vuole venire a dire a me che mi tolgo io dalla rappresentazione, cioè da non votare perché sono una rappresentante di allora io penso mi fa finire. Sì. Detto questo, siccome la maggioranza dopo non è che voterà contrario ma voterà a favore, quindi almeno evita di questa sta pantomima perché non serve. Però ribadisco, se non c'è una volontà a toglierlo dal PUMS, è per questo che dico, allora se questa c'è vediamoci un attimo e magari ci ragioniamo, se rimane semplicemente buttare lì siamo contrari, lo siamo tutti contrari, ma nei fatti questa roba c'è. Posso? Sì, allora Presidente, sì. Noi stiamo votando favorevolmente a questo emendamento per aggiungere un'osservazione alla delibera, quindi il nostro sì sta dicendo noi vogliamo che questo paragrafo sia all'interno del nostro schema di delibera, poi quando approveremo la delibera sarà approvata la delibera con quel commento, con quell'osservazione al suo interno, in cui diciamo che noi siamo contrari a questa specifica opera, perché siamo contrari da anni. Ok, noi come anche c'è molti altri cittadini e punto. Secondo me non c'è necessità assolutamente di interrompere, ogni gruppo può valutare se votare o se non votare, come votare. Benissimo, andiamo altro. Avanti, era quello che stavamo facendo. Voto. Votazione, se non tutti quanti avete espresso, benissimo, favorevoli all'emendamento. Contrari. Astenuti, un astenuto e due non partecipanti. Sì, l'emendamento viene accettato con 12 voti favorevoli, un astenuto e nessun contrario, ci sono due persone che non hanno partecipato al voto. Andiamo avanti, presentiamo il secondo emendamento, consigliera Biondo. Sì, grazie. Il secondo emendamento chiede di reinserire all'interno del PUMS la previsione appunto del prolungamento della metro A tra Anagnina e il Policlinico Tor Vergata,
chiarendo una cosa, ovvero che il progetto di prolungamento della metro prevede 4 fermate che servono anche il polo universitario, mentre la tranvia a Fune, che non è un tram, diciamo, ma il consigliere che ha parlato prima è molto esperto e quindi poi ce lo spiegherà meglio, non prevede fermate intermedie, è semplicemente una funivia come quelle appunto che sappiamo immaginare, che da Nagnina ci porta direttamente al Policlinico Tor Vergata, e quindi sì, una navetta leggera. Quindi il tema è il fatto, diciamo, l'emendamento chiede invece di ripristinare il progetto di prolungamento della metro A, perché questo prevedeva anche delle fermate intermedie, perché diciamo gli studenti universitari che vogliono legittimamente prendere la bicicletta lo fanno, ben venga, e facciamo anche le piste ciclabili, ma che oggi diciamo che la metropolitana e i servizi pubblici che servono la seconda più grande università di Roma non servono, perché tanto tutti gli oltre 50.000 studenti che frequentano Tor Vergata usano la bicicletta, mi sembra francamente una presa in giro. Il tema non era su quanto costa questo progetto piuttosto che un altro, perché questo dentro al PUMS non c'è scritto e quindi io sinceramente non lo so. È una questione di in quale direzione stiamo mandando la città, chi è che gestirà questo servizio, perché vi ripeto, la gestione di una tranvia a Fune non potrà essere svolta da ATAC e quindi non sarà un servizio pubblico, questo ce lo dobbiamo dire. E dato che abbiamo fatto un referendum pochi mesi fa e questa amministrazione si è esposta in un certo modo, dire oggi che non vogliamo più le metropolitane o gli autobus ma vogliamo le tranvie a Fune vuol dire consegnare una parte del servizio pubblico di questa città ai privati. Ci sono dichiarazioni di voto? Silenzio. Ci sono dichiarazioni di voto? No. Vuole fare dichiarazioni di voto? Mi fate capire? Sì, consigliere Ariano. Sì, grazie Presidente. Io non so se quindi prima ho compreso male, in sostanza la cancellazione di un prolungamento della metro A, diciamo verso, oltre a Nagnina, da sempre si era parlato di un progetto che arrivasse sino alla centralità di Romanina. Cosa è successo? Che la cubatura della nuova centralità, della Romanina è ferma per poter garantire la continuità, quindi effettivamente realizzare un trasporto, quindi una forma di collegamento tra le due linee metropolitane, quindi la metro A e la metro C, si è optato per un tram della stessa tipologia, diciamo della Roma Giardinetti per intenderci, e quindi non di un filobus. Pertanto il collegamento tra le metro C e la metro A verrà garantito attraverso questa tipologia di infrastruttura leggera, chiamiamola così. E pertanto noi voteremo in senso contrario rispetto a questo emendamento. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni? Sì. No, vi ringrazio, io sono semplicemente contenta che diciamo perlomeno su un punto ciascuno ha espresso la propria opinione senza diciamo titubanze. Il Partito Democratico è favorevole al prolungamento della metro A, il Movimento 5 Stelle no, è legittimo, ciascuno diciamo rispetto a quello che pensa, ma finalmente ponendovi una questione chiara ci avete risposto in modo chiaro e anche i cittadini potranno valutare. Voto. Consigliere Ciancio. Solo per dire che, come già affermato prima, pongo un voto favorevole rispetto all'emendamento, che è una richiesta assolutamente lecita e valida sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista dei costi, ma soprattutto della richiesta degli utenti. Il collegamento diventa fondamentale in quella tipologia, per quel tratto e per una grande fetta del mondo universitario, che dovremmo assicurare assolutamente il collegamento con il polo universitario. Per questo esprimo il voto positivo. Grazie. Votazione. Favorevoli? Contrari?
Astenuti. 3 voti favorevoli, 12 contrari, nessuno astenuto. L'emendamento viene respinto. Dunque, sì, è previsto l'intervento finale, se lo vuole fare consigliere Ariano. No. Guardi, veramente solo un secondo, semplicemente ho potuto specificare meglio appunto nella trattazione di questo emendamento, e la proposta di piano di PUMS ha recepito tutti i programmi che anche altri atti territoriali d'amministrazione hanno programmato o avviato, pertanto diciamo nel complesso sono andate a confluire anche delle programmazioni di Regione Lazio, Città Metropolitana, RFI, che è appunto quella sulla quale abbiamo votato prima l'emendamento, ANAS e Astral, quindi si tratta di tutta una serie di progetti che ovviamente a medio lungo termine vedremo poi insomma realmente cosa realizzeranno. E ci tenevo semplicemente poi a dire proprio una parentesi. E gli oltre 400 milioni di euro che sono stati previsti negli anni precedenti per le infrastrutture di Roma Capitale sono stati sbloccati grazie appunto ad un protocollo d'intesa tra il MIT e la nostra sindaca a gennaio 2019. Quindi io sicuramente posso ringraziare chi negli anni ha previsto delle somme per Roma Capitale, ma ovviamente insomma mi viene anche da pensare che ci sono fondi ad esempio di 78 milioni e mezzo risalenti originariamente al 1990 che sono stati sbloccati da pochi giorni. In questo caso chiedo magari a chi ci potrà aiutare di ricordarci chi governava a suo tempo, perché così magari dopo 30 anni lo possiamo anche ringraziare per aver previsto queste somme che magari questo prossimo anno riusciremo a vedere spese per le nostre infrastrutture. E ovviamente il nostro voto rimane quello favorevole. Grazie. Allora, anticipato anche la dichiarazione di voto, ci sono altre dichiarazioni di voto sull'espressione di parere con l'emendamento inserito? Consigliere Cianci? Non posso che respingere quest'atto perché i risultati finali appaiono truccati, non c'è stata una conferma di quanto già si sapeva. Ho illustrato puntualmente che i progetti della partecipazione avevano ben altre graduatorie, eppure tipo piattaforma Russo sono stati cambiati, non si sa da chi e per come, per cui ritengo che una partecipazione, i salvaciclisti avevano un punteggio maggiore per la bici plan, eppure gli hanno attribuito un punteggio minore, documentato con le fotografie sul sito del comune, quindi non giochiamo su questa roba. Io per questo ho debuttato dicendo che non condividevo prima, non condivido neppure adesso. Poi attenti a quello che scrivono pure rispetto alla partecipazione, quando è avvenuta, mi sono dovuto sorbire 2 anni, come scrivono 18 settembre inizio, 28 febbraio, 18 settembre 2018 inizio, 28 febbraio 2018 fine, ma che andiamo indietro? Cioè non ho capito come funziona, o si sbagliano quando scrivono. Io dico più attenzione, non ci facciamo abbindolare da quello che ci dicono spesso su questa roba. Non funziona così la città guardando da un punto di vista, guardiamo da altri punti di vista, cioè da quelli seri, dove ci sono delle certezze su quello che si farà. Non vedo una certezza del nulla rispetto all'impianto costruito ad arte per sciocchi che vanno e chiedono e poi non ottengono nulla. Anche questo emendamento è la formula piena del dire tutto all'incontrario di tutto. Non cediamo a questa roba, andiamo a guardare la sostanza. Le sei opere non potranno mai risolvere il problema che noi andiamo a includere nella città, non risolveranno il problema della città di Roma, è un trucco per legiferare, per andare nella direzione di fare lo stadio, e questo non mi garba, e l'ho già detto prima, perché non garba neppure a voi, e non garba a nessun cittadino che non abbia a cuore una mobilità sostenibile, vera della città, e non è con questa azione che si può programmare un progetto compiuto per la città di Roma. Guardiamo a chi non partecipa, però sa, e ce ne stanno tanti, illustri, professori autorevoli che non dicono che si può estrapolare il quinto, il sesto e il settimo municipio per fare un'analisi. Ma che analisi abbiamo fatto includendo queste 3 porzioni di municipio? L'analisi va fatta a livello omogeneo, di un territorio omogeneo, vuol dire tutto il Comune di Roma, comprendendo anche quello che sta fuori dall'extragra. Roma è una città radiocentrica, non è una città a spicchi. Quindi
mi trova in totale disappunto rispetto all'operato fatto e rispetto anche concretamente a quello che si propone. Grazie, per cui voterò negativamente al provvedimento. Grazie. Bene, considero la dichiarazione di voto quella fatta prima o ce n'è? Ah, c'è Vitrotti. Per le questioni che abbiamo elencato durante la discussione, quindi per dei limiti che abbiamo cercato di condividere anche con l'Aula, per non una mancata partecipazione ma una partecipazione fatta esattamente al contrario, che è diverso, per una mancanza di quei tempi che sarebbero stati giusti anche per valutare un piano della mobilità sostenibile per la città di Roma, per quella partecipazione che abbiamo visto poi in un emendamento stesso presentato dalla stessa maggioranza, che ci sono dei limiti e delle lacune probabilmente nel recepimento delle richieste, per una mancanza oggettiva che andrebbe ulteriormente a penalizzare il nostro municipio, non fosse peraltro per il fatto che è percorso per gran parte del suo per tutto il chilometro del nostro municipio dall'Extragra o dalla Nagnina, diciamo così, a San Giovanni, per semplificare, dai tratti delle metro della linea A, e quindi la mancata manutenzione non ci basta dire che va fatta punto e basta, ma non è stata fatta, ci sono già delle metro e delle fermate metro che sono in sofferenza, per la mancanza di collegamenti che andavano invece un respiro verso l'Extragra, e quindi il nostro emendamento che purtroppo non è stato accolto, ma ci riserveremo di ripresentarlo in sede, anche lì sarà frettolosa la discussione perché si dovrà tutto fare entro la prossima settimana, però anche lì ripresenteremo di nuovo la richiesta. Noi siamo contrari, però chiederei anche alla maggioranza a questo punto, visto che chiede a qualcuno di ricordare chi c'era negli anni precedenti, magari se lei invece con la dirigenza di ATAC fate luce sui 70 autobus che sono fermi e che avete acquistato a Tel Aviv e che invece non potete immatricolare perché sono fuori gli standard europei, a proposito di figuracce e di soldi pubblici spesi e spesi male, ci saremmo evitati anche questo per la città di Roma, sempre ancora la capitale d'Italia, quindi siamo fermamente contrari. Allora sì, no, assolutamente può, certo. Io mi rispondo alla collega semplicemente perché i 70 autobus, quelli di Tel Aviv, erano oggetto di una procedura di noleggio. C'è stata poche settimane fa una commissione capitolina mobilità proprio in Campidoglio, dove la dirigenza ATAC, ama ce l'ho purtroppo sempre in testa, scusatemi. E dove ATAC è intervenuta e tutti i colleghi, devo dire, sia di maggioranza che di opposizione, hanno dato il loro contributo, e finora non è stato speso nulla. Vedremo poi, insomma, se realmente, come ha dichiarato l'assessore Amereo e la sindaca Raggi, realmente poi se c'è stato qualche errore chi l'ha commesso paghi, perché è un danno d'immagine molto grave per la nostra città. Quindi almeno su questo sappiamo che i soldi non ne sono stati spesi. Poi vedremo in futuro se ci saranno altre cose a riguardo. Grazie. E noi ci esprimiamo così come ci siamo espressi in commissione e votiamo favorevolmente l'impianto della delibera. Grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Dodici favorevoli e tre contrari, quindi la delibera per espressione di parere viene approvata dal Consiglio. Passiamo al punto successivo, che è la mozione avente ad oggetto protezione attraversamenti pedonali via Etruria e via Ceneda. Chi relaziona? Consigliera Biondo. Grazie Presidente, cercherò di essere velocissima in modo che andiamo poi al terzo punto all'ordine del giorno, visto che ci sono anche delle persone in aula che immagino aspettino quello. Questa mozione ha come oggetto appunto la protezione degli attraversamenti pedonali di via Etruria e via Ceneda, che come sapete sono due strade particolarmente utilizzate in quel quadrante del nostro municipio, che mettono in collegamento la zona di Piazza Tuscolo a via Appia Nuova.
In molte ore della giornata gli automobilisti percorrono quelle strade ad una velocità molto superiore a quella consentita. Purtroppo i normali attraversamenti pedonali, ovvero le strisce bianche, non sono visibili e comunque non riescono ad essere un adeguato dissuasore di velocità. Abbiamo proposto questa mozione perché purtroppo questa è la situazione che ho rappresentato, riguarda tante strade del nostro municipio e della nostra città, ma abbiamo proposto questa mozione perché purtroppo, come sapete, in via Etruria soprattutto si sono verificati moltissimi incidenti negli ultimi anni, l'ultimo dei quali il 31 maggio, dove oltretutto purtroppo è anche morta una persona. Allora, rispetto a questa tragedia, non possiamo voltarci dall'altra parte e non capire che è anche una nostra responsabilità quello di garantire degli attraversamenti pedonali visibili e che dissuadano la velocità delle automobili. Poiché il codice della strada, l'articolo 42, prevede i dissuasori di velocità e nella nostra città sono già stati installati in alcune zone, quello che chiediamo è di alla Presidente e alla Giunta del Municipio è di attivarsi presso l'ufficio tecnico e il comando della Polizia Municipale per predisporre quanto prima, vista l'urgenza e la pericolosità appunto che rappresentavo, la sostituzione delle attuali strisce pedonali in queste due strade con gli attraversamenti pedonali rialzati previsti dal codice della strada. Ripeto, è una questione che riguarda tante strade del nostro territorio. Fortunatamente però gli incidenti mortali non accadono tutti i giorni, quando succedono io penso che il consiglio del municipio se ne debba fare carico e dare un contributo per evitare che accada di nuovo. Grazie. Interventi? Consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. Allora, sono assolutamente d'accordo sul fatto che dobbiamo intervenire con questi presidi, che questo da codice della strada è sempre stato previsto e che questa amministrazione ha cominciato a installare gli attraversamenti rialzati anche facendo insomma delle interlocuzioni con i vigili, con la polizia locale, perché insomma c'era sempre un po' non erano propriamente favorevoli all'installazione di questi attraversamenti rialzati. Allora, tipicamente quello che viene diciamo sollevato è il discorso del percorso appunto utilizzato da mezzi pubblici che si trovano poi a dover hanno dei problemi a dover transitare su questi attraversamenti rialzati. Per questo sono le osservazioni che fa la polizia locale. Tipicamente questa amministrazione installa questi attraversamenti rialzati in prossimità di servizi pubblici sensibili, quindi che non significa tipicamente scuole o ASL o via dicendo, ma insomma dove ci sono dei servizi che sono utilizzati diciamo pesantemente dall'utenza, per cui che ne so, una parrocchia magari o una filiale di una banca, insomma non è. Però ecco, i vincoli che abbiamo sono appunto questi. Allora, è sicuramente quindi una proposta che trova terreno di discussione, e quello che vorremmo però fare è individuare i punti precisi anche con l'aiuto della polizia locale e verificare, perché appunto proprio perché c'è questa possibilità che queste strade, credo via Etruria, sia interessata dal percorso di mezzi pubblici, capire un attimo come poter intervenire e vedere appunto se ci sono dei punti sensibili per cui possiamo andare diciamo più tranquilli con l'installazione di questi attraversamenti sopraelevati. Quindi sicuramente avrete visto che li abbiamo installati in diversi punti, anche in zone diciamo consortili dove abbiamo preso in manutenzione le strade, quindi io direi che questa proposta può essere portata in commissione e valutata insomma anche appunto con il contributo insomma di tutti, per valutare effettivamente qual è il punto preciso dove possiamo andare a operare. Ok? Grazie. Altri interventi? Allora, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ho capito che
chiedendo di ritirare. Lei lo so. Ci possono essere anche altri interventi, non lo so, dipende da voi, cioè ditemelo e io vi faccio parlare. Io oggi veramente non. Allora, se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Ci sono dichiarazioni di voto? Sì. Sì, no, scusate, resto un po' interdetta perché siamo d'accordo con le premesse, siamo d'accordo con i considerati, è una cosa che in questo municipio già stiamo facendo. Riconosciamo che quelle sono due strade particolarmente pericolose. Siete d'accordo con me che tant'è che nella mozione non ho detto andiamo domani col piccone e montiamo gli attraversamenti pedonali rialzati, ma nella mozione noi chiediamo di parlare con l'ufficio tecnico, con la polizia municipale e con tutti gli enti preposti affinché questo atto venga portato a compimento, e quindi stiamo semplicemente chiedendo appunto di aprire un'interlocuzione con gli uffici della Polizia Municipale proprio per trovare il punto esatto, la segnaletica esatta e tutto ciò che compete non a noi ma appunto agli uffici e alla Polizia, perché a noi spetta, come ci avete spiegato prima, l'indirizzo politico, però oggi esprimiamoci, poi se volete facciamo delle riunioni o di commissione in cui parleremo anche di quali punti esattamente prevedere, sulla base però di un indirizzo politico che mi sembra che oggi condividiamo e sul quale quindi mi aspetto un voto favorevole, perché è così che noi parliamo, con un'alzata della manina. Quindi il Partito Democratico vota favorevolmente. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Rinaldo. Allora, è chiaro che la discussione di questa installazione deve essere portata in commissione, nel senso che non è detto che siano queste le strade sulle quali noi andremo a intervenire. Potrebbe essere che non interverremo su questa strada, anche se comunque può essere un obiettivo sensibile. Quindi il discorso è, noi dobbiamo valutare dov'è che andiamo a installare questi presidi, e questo non specificatamente solo su questa strada, ma in un discorso più organico, per cui il tema è quello di portare in commissione la discussione di questo tipo di installazioni e quindi procedere poi eventualmente con la realizzazione specifica. Quindi per questo motivo rifiutiamo la mozione, votiamo sfavorevolmente. Consigliere Ciancio. No, per dire grazie Presidente, per dire che gli altri passaggi pedonali non sono stati mica portati in commissione, non so neppure dove l'avete fatti, ciò non toglie che sia, condivido, bravo Presidente che l'ha fatti, arriva una mozione in aula di un punto non estremamente dove è stata cambiata la viabilità per il problema pedonale, dove ogni settimana avveniva un incidente proprio all'incrocio della via Ceneda che va a finire verso via Etruria, hanno modificato scuola vicina, adesso portamela in commissione, no, dice la verità. Vergogna. Allora, diciamo la verità, no? Vergogna. Io non devo prendere le difese di nessuno, ma voglio dire quello che in commissione mi sorbisco per un anno, cioè prendo il nulla del niente, atti che arrivano, però poi non si determinano, invece si determinano delle situazioni, iniziando anche da una mappa, avevamo chiesto di quale strade venivano rifatte, ma che non è quella politica, è stata stoppata, vengono rifatte altre strade con criteri, giustamente una libera scelta dell'organo esecutivo, ma se venisse qualche volta in commissione per riferirci quello che vuole fare non farebbe un danno e sarebbe ben accolto, perché è un suo dovere venire in commissione e raccontarci la pianificazione di cui tanto si parla anche a livello di strade, e magari gli potremmo suggerire che le strade si fanno o si scava dappertutto fresando fino al sottofondo e lasciando le bocche di lupo aperte, come insisto da molti anni, oppure i problemi degli allagamenti avverranno comunque sempre. Questo è quanto, io lo dico in forma alquanto cordiale e simpatica, perché il Presidente mi è molto simpatico nell'azione che conduce, però già sono due o tre volte che portiamo o si portano degli atti su cui dovremmo andare limpidi,
chiari e nitidi, eppure ci discostiamo perché sa, no, perché voglio dire, io rimango fermo a quell'intervento della Nagnina in cui abbiamo iniziato ad analizzare la pericolosità, si ricorda i vigili, tutta quella roba è finita, per cui dico, io voto positivamente, come ritenevo che dall'ultimo consigliere pentastellato al più in alto in carica dicesse su queste cose. Cioè, poi è una lotta che abbiamo vinto finalmente, per anni abbiamo parlavo di Vasto, che erano alte, il capo dei vigili diceva che non si può fare perché l'articolo 7 non lo prevedeva. Siamo riusciti a farli? Bene, allora facciamoli dappertutto, oppure una pianificazione in cui si coinvolga tutta la città. Quando mi permetti di dire l'ultima cosa, quando io dico pianificazione, se facciamo, non la facciamo per quel quadrante oppure per i cittadini della consigliera Biondo, perché gli serva la Biondo, la facciamo per tutti i cittadini, come l'illuminazione di Appia. Sono spente, non ne caviamo un ragno dal chiodo o un buco dal ragno, come dobbiamo dire? Non caviamo nulla. Grazie. Sangue dalle rame. Allora, andiamo a votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tre favorevoli, 11 contrari, nessuno astenuto, l'atto viene respinto. Passiamo all'ultimo punto, che è la proposta di risoluzione avente ad oggetto mozione avente ad oggetto salvaguardia progetto Eccoci. Chi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Vorrei intanto fare un ringraziamento, perché noi arriviamo a questa mozione con un percorso che c'è stato almeno il 5 luglio, insomma il 4 luglio quando era quel consiglio, in cui diciamo, abbiamo discusso, devo dire oltre la data della seduta di aula, quasi 2 ore. Con l'assessora De Santis e con alcuni, non eravamo in molti, e con i ragazzi del progetto Eccoci. È stata una discussione importante in cui sono emerse delle oggettive criticità e in cui devo dire che, seppure eravamo fuori dalle telecamere, dalla seduta regolare del Consiglio, diciamo, c'è stata anche una trasversale, se non esplicita ma comunque ovvia, necessità di trovare una soluzione che potesse essere la più idonea, diciamo, che raccogliesse quanto ci siamo detti e quanto hanno detto a noi i ragazzi che da anni animano questo progetto. E siamo arrivati, diciamo, ad oggi, in cui io ringrazio la conferenza dei capigruppo perché l'ha calendarizzata proprio in questa occasione, perché come ci siamo detti a suo tempo e anche oggi lo ribadiamo, il 25 luglio, cioè oggi appunto, c'è la restituzione dei locali e quindi di fatto termina questo percorso. Arrivo velocemente alla richiesta per poi andare a mettere, diciamo, qualche elemento per la discussione. Come avevamo detto in modo informale, ma diciamo, io penso che parlo sempre con interlocutori credibili e quindi immagino che quello che ci diciamo poi abbia in sé una sua concretezza prima o poi, ci eravamo detti di trovare una soluzione, anche costruendo un tavolo, non diciamo nelle istituzioni, cercando, diciamo, la via, ma cercando di costruire quella proposta alternativa che ovviamente, per le risposte che aveva dato l'amministrazione, che ha ancora messo sul tavolo l'amministrazione, non sono proprie e confacenti rispetto al quello che ha fatto e intendono ancora fare questi ragazzi con il loro progetto.
perché ci sono delle caratteristiche, abbiamo spiegato, abbiamo visto che non parliamo di una vera e proprio, di un vero e proprio centro di aggregazione giovanile, che lo è ma che nasce spontaneamente, e non sono elementi banali, perché poi farli rientrare tutti in uno schema istituzionale è diverso rispetto a non cogliere per esempio il fatto che questo sia nato spontaneamente. Tutto all'interno di una fetta della nostra, della popolazione giovanile del nostro municipio e non solo, perché poi è diventato anche un diciamo un luogo di riconoscimento per chi in questo municipio semplicemente ci passa per diverse ragioni. E quindi immagino che il municipio, l'istituzione di prossimità debba cogliere questo senso di spontaneità, perché se non riusciamo neanche a intercettare quelli che sono quei progetti che spontaneamente animano e danno un luogo ad alcuni ragazzi, penso che noi siamo lontani dalla possibilità di progettarne altri, e infatti diciamo, ne abbiamo visto anche in quell'occasione alcuni limiti, ma soprattutto all'affermazione non abbiamo oggi un'alternativa, io non ci voglio credere. Perché invece io penso che tutti insieme, esattamente come ci eravamo detti 20 giorni fa, un'alternativa noi la possiamo costruire, piuttosto che dire da domani e per X tempo questo progetto non avrà più queste caratteristiche. Quindi è per questo che io, non accogliendo in quell'occasione un'apertura formale, vera, da parte della maggioranza di questo municipio, comunque abbiamo deciso come gruppo di presentarla questo atto, che è un po' la fine della discussione che ci siamo fatti, ma è perché è necessario che le fasi siano chiare. Io francamente non so se c'è stata un'interlocuzione o se c'è stato uno sforzo da parte della maggioranza municipale in questi 20 giorni di trovare un'alternativa, non lo so. Mi avete solo detto in quell'occasione che ne avete fatti tanti di passaggi e io in un'ora ho capito che forse non vi eravate compresi. È stata tipo una discussione tra sordi, perché l'assessora ovviamente ci parlava di un suo, anche di una sua sofferta scelta ma necessaria, e è emerso quanto i ragazzi credano in questo progetto e che quindi sarebbe assolutamente sciocco perderlo, però di fatto la soluzione che è stata semplificata col in linea d'aria siamo, ma andrebbe bene anche lì perché lì bisogna metterci un progetto di questo tipo, ma non è che lo può scegliere l'amministrazione di prendere e spostare come se fosse un pacco postale, e soprattutto non si possono inserire degli elementi di semplicità in alcuni progetti che invece meritano anche una difficoltà di installazione nel tessuto sociale, di creazione delle reti, di conoscenze, di studio e proposta, perché poi immagino che non è che uno si è inventato il laboratorio X perché non aveva niente da fare, perché immagino che abbia anche lì corrisposto ad un'esigenza, e così per tutte le attività, le iniziative, i momenti di incontro che sono stati proposti. Se però questa alternativa non c'è stata, io penso che questo consiglio si debba porre un'ulteriore domanda: possiamo fare a meno di un progetto per questi, di lo spazio per questi ragazzi? Esattamente con le caratteristiche che però tutti abbiamo compreso, stavolta non ci stanno più alibi. Prima era lì, era sbagliata, avevo visto, non si sapeva, stanno lì ma non stanno lì, ma ci potrebbero stare pure. No. Questa volta in questa discussione vi prego di veniamo tutti, diciamo, da quelle due ore in cui abbiamo approfondito e abbiamo capito che c'era un motivo per cui serve una collocazione in un determinato punto, e poi dall'altra parte c'è anche un pezzo di parte attiva, diciamo, che dice va bene, capiamo un'esigenza, troviamo insieme un'alternativa, ma così insieme vuol dire che ci si mette, diciamo, su un livello di comprensione reciproco e si accolgono da una parte le esigenze dell'amministrazione e dall'altra di chi questo progetto comunque vuole ancora mantenerlo sul territorio. Chiudo dicendo che non vi sarà sfuggito, e voglio, diciamo, togliere da questa discussione la necessità di strumentalizzare, perché purtroppo sono, diciamo, cose che francamente fanno anche un po' male
leggerle sul giornale, però insomma avrete letto che in questi giorni sul nostro municipio proprio, in modo assolutamente trasversale dal punto di vista della collocazione, cioè dall'Appio fino a la zona tuscolana, quindi dal parco zona Parco degli Acquedotti fino ad arrivare a Villa Lazzaroni, ci sono state delle preoccupanti violenze fatte da ragazzi molto giovani. Devo dire, questa cosa a me mi ha colpito inizialmente sui social, perché qualcuno diceva: ma vi sentite, vi rendete conto che c'è sta gente in mezzo alla strada, mio figlio è stato picchiato, gli hanno sottratto soldi, delle vere e proprie soprusi, insomma. Che può darsi pure che in un momento in cui l'estate non c'è proprio una grande scelta e offerta per i più giovani, ma insomma si trascorra anche del tempo in strada, nelle piazze. Va bene tutto, ma quando parliamo di microcriminalità e quando parliamo di aver fatto nel nostro piano regolatore sociale la scelta migliore nell'aver scelto dei centri di aggregazione municipale che sappiano corrispondere, che includano, che mettano, che intercettano, forse lo dobbiamo rivedere sto piano regolatore sociale, perché io invece vedo una devianza giovanile che un po' mi comincia a preoccupare. E quindi noi siamo proprio convinti che la risposta a questo, a quanto ci accade, se no rischiamo di fare la stessa discussione che abbiamo fatto con la delibera antifascista, io indico la luna e qualcuno guarda il dito, no? Perché poi le cose si succedono, siccome siamo un po' anche hegeliani, il reale è un po' razionale, quindi non è che possiamo pensare che le cose e i bisogni che ci sono sul nostro territorio sono avvenuti chissà perché, e ce lo hanno spiegato per esempio i ragazzi di questo progetto, non è avvenuto per caso, o forse è avvenuto seguendo una spinta propulsiva interna che però ha trovato anche una risposta fuori. Allora noi questa cosa la dobbiamo intercettare. Non è che possiamo fare finta che questa cosa non esista, così come non possiamo fare finta che ci sono dei fenomeni che preoccupano il nostro territorio. Quindi, evitando di mettere insieme le due cose, ma cercando di non fare, di non metterci le fette di prosciutto sopra gli occhi e di non guardare quello che ci accade intorno, perché non è che noi espletiamo la nostra funzione una volta che alziamo la mano. Immagino che non valga per nessuno di noi. Io penso che se al netto di quell'alternativa ancora questa maggioranza non abbia, non si sia spostata di un millimetro rispetto alla scelta fatta, cosa che io reputo sbagliata, soprattutto perché nella soluzione prospettata abbiamo già visto che ci sono dei limiti che non sono proprio sciocchezze, anche per quella analisi del contesto che abbiamo fatto insieme, in cui abbiamo detto: attenzione, lì un'istituzione non ci può entrare a gamba tesa dicendo tu ti metti lì perché devi fare questo, perché quei contesti non si correggono in quel modo, e in quei contesti la vivacità culturale non ci entra perché è per forza indotta con un siringone, devi stare lì e devi fare quello, non funziona così, ma soprattutto non ci sono le caratteristiche per corrispondere a quel progetto che noi tutti ci siamo detti favorevoli nel voler salvaguardare. Detto questo, penso che, e è quello che abbiamo scritto, dobbiamo prolungare le attività nei locali di Piazza di Cinecittà 11. Ora, io questa mattina venendo qui ho visto che ci sono anche un sacco di movimenti giù, che credo stiano iniziando i lavori addirittura. Tra l'altro con non poca fatica da parte dell'utenza, visto che alle 9 di mattina stava dalle 8 e mezza, perché noi avevamo capigruppo 8 e mezza, stavano in fila insomma a attendere il loro turno in mezzo alla calura e quant'altro. Parliamo sempre di persone che in questo caso sono anche molto anziane a volte. Quindi non è manco detto che stiamo creando un ulteriore disservizio, però faccio notare che a proposito di giovani e di anziani, in un mese siamo riusciti a chiudere il centro anziani, per le motivazioni che ci sono, è un centro giovanile. Ora, esattamente il contrario di quel... Il tempo è scaduto. Sto chiudendo. Esattamente il contrario dell'approccio che c'era stato nella fine degli anni 90 rispetto a quelle politiche, cioè mettere dentro l'istituzione
un centro di aggregazione giovanile che parli con le istituzioni, che parli con i centri anziani, che parli con intercultura, tutte le cose che descrivete voi in modo fantastico, ma che poi nel fatto pratico oggi si scontrano con purtroppo un'altra realtà. È per questo che anche rispetto a quanto ci siamo detti neanche 20 giorni fa, chiediamo a quest'Aula di rivalutare una posizione, di trovare una soluzione alternativa e, nel caso ciò non ci fosse, comunque prorogare le attività proprio nei locali di Piazza di Cinecittà. Grazie. Interventi? Non ci sono... Consigliere Giannone. Sì, grazie. Comunque questi interventi sono veramente inaudibili in termini di superficialità, pressappochismo e anche tendenziosità, perché sa bene la consigliera che mi ha preceduto i motivi per cui è stato chiuso il centro anziani. Quindi non è l'amministrazione che lo chiude, è che un centro anziani non è stato in grado di rimanere aperto, è cosa diversa. Ora, la chiusura del centro giovanile è nota, poi la chiusura del progetto era cosa nota nel momento in cui il progetto si è avviato, perché un progetto ha un inizio e una fine, quindi la sua chiusura, la sua terminazione era cosa nota. Intanto volevo fare una piccola precisazione anche sul metodo, visto che voi poi, insomma, parlate spesso di metodo. Allora, il metodo di chiedere all'amministrazione di rispondere a interrogazioni e interventi è un vostro diritto, ma deve essere usato, perché sono strumenti importanti che richiedono impegno. Quando io vedo questa mozione, che paro paro quello che era il testo dell'interrogazione, e all'interno del testo non avete neanche avuto la briga di correggere i macroscopici errori che avete fatto, allora a me mi viene un dubbio. Qual è la qualità del vostro lavoro? Perché se voi dite qui dentro cose del tipo che le biblioteche sono tre e abbiamo 5 biblioteche, dite che i lavori quanto prospettato e annunciato un anno fa dalla giunta del municipio non si è verificato e 2 delle 3 sedi identificate come CAG non sono al momento funzionanti, è solo una e ve l'abbiamo già detto. Quando voi dite che nel consiglio del 4 luglio la risposta ad un'interrogazione urgente, quindi voi citate anche la risposta e siete stati graziati perché non abbiamo l'audio, il video. L'assessore De Santis ha dichiarato che dal 25 luglio il centro giovanile all'interno chiuderà senza alternativa. State dicendo una cosa che non è vera, ok? Perché dobbiamo fare chiarezza. Il centro giovanile, ovvero il servizio, perché il municipio dà il servizio per i cittadini nelle sue varie, diciamo, nei suoi vari contesti, nei suoi vari ambiti. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto delle politiche giovanili, il municipio aveva 3 centri di aggregazione giovanili e li ha portati avanti, aveva un centro di giovanile di socialità come servizio che era qui e che è stato rimesso a bando perché era scaduto il bando precedente. Quindi l'alternativa era stata data, visto che la sede, ma parliamo di sede, quindi di spazio, era richiesta per un altro servizio che, scusatemi, è comunque importante. Stiamo parlando di un servizio di anagrafico. Ora, se il comune ha difficoltà a portare avanti i servizi di anagrafici, di anagrafico, ditemelo se sta facendo un buon lavoro. Ok? Quindi, con priorità, certamente, ha dovuto fare una scelta. L'assessore la volta scorsa lo ha detto, lo ha spiegato chiaramente, è stato 2 ore tra parentesi, avete detto pure voi, 2 ore, e dopo 2 ore ritornano le stesse cose ante interrogazione. Ok, allora lo spazio, il dato di fatto è, lo spazio non è più disponibile. Che facciamo? Chiudiamo il servizio? No. Non diamo più l'opportunità a dei giovani di potersi riunire? No, lo diamo, dobbiamo trovare delle alternative. Al momento l'alternativa, lo ha spiegato bene, è in via Dino Rossi.
800 metri, due linee di autobus. Non è certamente la metro sub Augusta, lo sappiamo, ma non è neanche a Vermicino o a Gregna, per dire, benché ce ne potesse essere, ce ne sia bisogno anche lì. Ora, il tema è capire, anzi, il tema è capire appunto quello che chiedete in questa mozione. Si impegna la Presidente e l'assessore competente a trovare una soluzione volta a garantire la continuità del progetto Eccoci. Allora, scusatemi, lo sapete che c'è un bando che ha rimesso in gioco le energie, no, giovanili di questo municipio per affidare per altri 3 anni uno stesso servizio? O volete che dobbiamo dare di nuovo ad Eccoci il servizio tout court, dimenticandoci che magari ci possono essere sul nostro territorio altre realtà che potrebbero concorrere, per esempio? E poi io mi chiedo se Eccoci vuole rimanere, vuole continuare ad avere uno spazio pubblico dove riunirsi, perché non ha partecipato al bando 2 volte? Forse perché solamente perché ritiene inadeguato lo spazio? Sono decisioni chiaramente che ognuno prende, però non potete dire che non c'è stata un'alternativa e comunque una volontà di far proseguire questo tipo di attività, di progettualità. Ora poi ognuno si prenda le responsabilità e decide se partecipare o non partecipare, e quindi liberamente, ci mancherebbe, io non è che, però non potete dire che l'amministrazione ha chiuso il servizio. Altri interventi? Altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, io faccio fare l'intervento conclusivo alla consigliera Vitrotti. Come può fare l'intervento conclusivo? Allora, quando io vorrei parlare con il consigliere Giannone, però non col professore, perché a me i 4 me l'hanno messi a scuola, quindi che mi fa la lezioncina e mi mette pure il voto, francamente solo risparmi. Dopodiché è esattamente quello che avevamo concordato il 4 luglio, con una maggioranza che evidentemente ha cambiato pure, non solo non si è dimostrata manco, ma ha cambiato pure idea rispetto a quello che ci eravamo detti, perché c'era la necessità. Facciamo un atto, prendiamo esattamente quello che abbiamo, poi lo riscriviamo insieme, però troviamo la strada per farlo vivere sto progetto, perché ci hanno spiegato che l'alternativa che gli avete proposto non funziona. Quindi nessuno sta parlando al soggetto X, stiamo parlando di un progetto. Allora la domanda è un'altra: volete o non volete che questo progetto continui sul nostro territorio? Lo ritenete prezioso oppure no? Perché è quello che avete detto l'altro giorno. Quindi se voi per 20 giorni cambiate idea, oppure forse qualcuno vi ha detto che non si può fare, io non lo so. Dopodiché siete anche pregati magari di fare anche un passaggio nelle commissioni, dove ci sono tutti i commissari e tutte le forze politiche, magari anche invitare qualcuno per cercare di spiegarvi se non ci fosse stato il tempo e bisogno. E meno male che ci sono le registrazioni, così magari invece di additare e di criticare gli altri vi fate anche un bel esame di coscienza, visto che dopo 20 giorni cambiate pure idea. E quindi arriviamo al 25, sono stata pure gentile perché io vi ho anche ringraziato, perché non era, infatti molti se ne sono anche andati giustamente, ci siamo fermati più di 2 ore oltre l'orario della discussione, ho sbagliato evidentemente, vi dovevo tacciare per quello che siete, dei bugiardi e anche dei disonesti. Quindi questo vuol dire che nelle belle intenzioni volevate fare, vi dispiaceva tanto, perché io me lo ricordo, io le parole dell'assessore me le ricordo molto bene, e invece siamo esattamente appunto da capo, quello è, da lì non ci possiamo muovere. In 10 minuti ci eravamo messi in quell'occasione informale, impropria, eravamo in mezzo al corridoio a cercarla un'alternativa, avevamo mostrato tutti una volontà, cosa che noi non abbiamo visto. Ma perché?
Ma perché non si può tornare indietro se qualcuno vi dice che si sta sbagliando? Non si capisce. Addirittura eravamo arrivati a un punto più avanzato della nostra discussione, cosa che purtroppo lei ci ha riportato qui, consigliere Giannone, a riparlare sempre esattamente delle stesse cose, degli 800 metri, della linea d'aria, delle due linee dell'autobus. Poi parliamo pure dell'ascensore che non funziona di là? Vogliamo dirlo che non è manco accessibile per tutti? Ma perché non accettiamo? Perché magari, sai, nella correzione dei nostri atti ci dovreste dire che cosa vorreste fare voi, non che cosa fanno gli altri. Quello che c'è sta scritto qui è vero. È finito lo smaltimento dell'amianto a via Belloni, sì o no? Ce lo dica, no? Una volta per tutti, invece di prenderci in giro. Questo l'avete scritto sul nostro piano regolatore sociale. E ci avete detto un anno fa che era chiave in mano quell'appartamento. Giustamente rivendicato dall'assessore. Ci siamo messi tutti nelle buone condizioni per poter dare una risposta giusta. Non giusta per il Partito Democratico o per i 5 Stelle. Giusta per il territorio, perché c'era una presenza importante che lo stava richiedendo. Ma qual è il problema? Se per una volta facevamo uno sforzo e ci mettevamo intorno a un tavolo e vedevamo quali erano le disponibilità. Ne esiste niente. 20 metri, 20 chilometri del municipio, un patrimonio che ce lo invidiano tutti, non c'è niente. Niente che possa essere confacente ad una richiesta. Io non ci credo. Io non ci posso credere. Questo chiedevamo e questo stiamo chiedendo. E noi veniamo a mozione. Io sono una consigliera come lei qua dentro. Questi consiglieri dell'opposizione hanno diritto quanto lei a presentare degli atti. Quindi questi modi di fare, se permette, Presidente, come ci rimprovera a noi, io non li vorrei vedere. Perché noi non siamo carta straccia e non portiamo carta straccia. E invece di mettermi la penna rossa e la penna nera, mi parli del contenuto. Da domani questo servizio dove va? Questo mi dovete dire, una volta per tutte, invece di farci la solita lezioncina sulle buone politiche. E poi avete visto che risultato? No, non lo so io se il centro anziani, tanto che vogliamo parlare, per quale motivo ha chiuso. Perché in commissione non ci siamo mai venuti a parlare. Non dovete fare l'analisi del sangue, noi siete voi che governate e questo è il vostro sistema di governare. Decidete, vi rendete conto che andate avanti sulle strade sbagliate, cerchiamo veramente con tutti i modi che abbiamo a nostra disposizione di farvi ragionare e di metterci anche a disposizione per ragionare insieme, ma noi siamo sempre quelli del PD, con i quali in ce se può parlare perché sono una manica dei deficienti. Il nostro mandato zero è meno uno, cara Biondo, per lei consigliere Ciancio noi parliamo, quindi con noi non siamo interlocutori credibili. Dopodiché, visto che siete voi quelli che state qui e dovete governare, per favore cercate di darci le risposte giuste quando ve le chiediamo. Quella reazione sinceramente non me la sarei aspettata da questo consiglio, soprattutto perché ripeto e rivendico un punto avanzato rispetto alla discussione attuale. Quindi oggi prendiamo atto che questo servizio non ci sarà, c'è scritto, è vero, che quell'alternativa si dovrà ricostruire, non che c'è, si deve costruire quella roba lì, ma lo volete capire o no? Voi che siete tanto belli sul territorio, sapete tutto e vi fate tutto, ma voi siete nati in due giorni? Non credo, no? Anche voi avete una piccola ma vostra storia, quindi per mettersi dentro uno spazio per ricostruire attività, per ricostruire un approccio con il territorio, serve uno sforzo, almeno che questa amministrazione si mostri aperta ad accogliere quelle istanze. No, oggi abbiamo chiuso la serranda. E noi ne possiamo decisamente fare a meno. Io vi ringrazio e come al solito mi sono tolta ancora una volta il dubbio che mi fossi sbagliato rispetto a questa maggioranza, ancora una volta invece ci avete dato l'ennesima conferma. Andiamo avanti. Ci sono altri interventi? Ah, era quello chiuso, quello conclusivo. Ma lei la sente queste brava, l'hanno detto quelli del pubblico. No, non l'ho sentito. Chi ha detto brava? Chi ha detto brava? Perché così io, allora, intanto sgridiamo la consigliera che ha detto. Sgridiamo, lui ci ha cacciato via. No, no, lei ho cacciato via perché reiterava nel voler parlare sopra le persone che stavano parlando. E ricordo al pubblico che gli applausi non sono permessi. Consigliera. Guardi, stamattina ho dovuto interrompere il consiglio perché parlavate sopra, quindi allo stesso modo
dico ai consiglieri di maggioranza di non interrompere e non fare commenti su chi sta parlando. Dichiarazioni di voto, perché qui di bravo non c'è nessuno. Andiamo avanti. Evviva. Sì, siamo abituati ai cartelli che vengono in consiglio, alla spazzatura, siamo abituati perché conosciamo la modalità, ai bagni sporchi che abbiamo trovato intasati, adesso abbiamo dovuto far ripulire, siamo abituati al rispetto della cosa pubblica, siamo molto abituati. Ringrazio i consiglieri che hanno portato la clac che sporca. Allora, andiamo avanti, dichiarazioni di voto. Poi vediamo chi deve uscire dal consiglio e chi magari ripulisce, perché ha già dovuto far ripulire i bagni che sono stati resi un'indecenza da chi li ha frequentati questa mattina e è dovuto intervenire il direttore con urgenza. La cosa pubblica va rispettata. Allora andiamo avanti, dichiarazioni di voto. Il PD vota a favore. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, allora andiamo direttamente al... Lei vuole fare la dichiarazione la di voto? La voglio fare perché intanto volevo capire se avevate letto l'avviso e i contenuti del progetto educativo, ecco, perché prima di parlare appunto, e mi dispiace anche di questa reazione dei ragazzi che abbiamo oggi così, di cui abbiamo preso atto, perché non è questo il modo con cui si vive civilmente, occupando oppure cercando con la forza di ottenere le cose. Esiste, i beni pubblici sono di tutti, adesso non voglio ripetere cose, e l'amministrazione ha il dovere di metterli a disposizione di tutti in modo che tutti vi possano partecipare al loro utilizzo. E per questo motivo che è stato presentato il progetto, e veramente sono dispiaciuto che l'associazione che c'era prima giù, che occupava giù, che aveva in affidamento quegli spazi, non abbiano colto questa occasione. È vero che non è la stessa, non sono gli stessi locali, non è lo stesso posto, no? È un primo piano lì, qui invece è un piano terra, lì ci sta comunque dei mezzi in più da prendere piuttosto che stare qui vicino alla metro. Però è pur vero che le cose nella vita cambiano e bisogna cogliere le opportunità. Non è detto che fra 3 anni le cose non possano essere differenti, ma questo non significa che o è così oppure io ti spezzo le matite davanti, no? E ti dimostro il mio diciamo dissenso e disprezzo. Questa è una cosa che non mi piace, perché comunque le opportunità e le alternative noi abbiamo provato a darle, evidentemente non erano l'alternativa richiesta, però l'alternativa non è che si richiede, l'alternativa si deve cercare, si deve trovare, e ci sono dei vincoli, ci sono dei requisiti e anche dei vincoli a cui bisogna, diciamo, un attimo sottostare. Quindi non essere pronti ad accettare dei vincoli che la società ti pone, questo secondo me è un grave limite, proprio per la persona, e non essere abituati ad accettarli e cercare delle strade per superarli, secondo me è un grande limite, a soprattutto per la persona e per la propria capacità di stare in relazione nella società. Detto questo, voteremo negativamente su questa mozione. Grazie. Vada. Pensavi. Grazie, mi è sembrata più uno sprologo che una dichiarazione di voto. Volevo solo dire semplicemente che... mi è sembrato veramente una difesa senza...
E basta, uno si assume le responsabilità di quello che vuole fare e come le vuole fare. Ritengo, dalla discussione che abbiamo fatto l'altra volta, dall'intervento fatto da parte della ragazza, veramente ho visto gli estremi di un volontà di voler risolvere il problema l'altra volta. Il gesto della rottura della matita mi ha colpito molto, è come il lancio della scarpa in Oriente, cioè qua stiamo andando in una direzione sbagliata, onestamente. Io affermo il mio voto favorevole a detto atto, ma non in funzione, perché è una cosa già fatta, era già arrivata a meta. Io non ho inteso contrarietà sul fatto che noi ci siamo fermati qualche un po' di più all'altro consiglio. C'è stato l'intervento della signorina che è stato molto chiaro rispetto qual era il motivo. Non è la vicinanza, il fatto di spostarlo di 800 metri, il fatto era di costruire quel progetto. Ecco le matite rotte, spezzare una matita cosa vuol dire? Non vuol dire sporcare o pensare all'indecenza di quello che hanno raccontato. Io vedo un significato alquanto forte che i ragazzi hanno voluto dare a questa amministrazione che non sa guardare in un progetto già costruito. Per questo affermo il mio voto positivo rispetto all'atto. Grazie. Votazione. Volevo chiedere la parola per articolo 65,1, sì, per fatto personale, grazie, perché io non faccio sproloqui. Io più che altro cercavo di esprimere anche una sensazione sgradevole ricevuta, ma che secondo me era anche ingiustificata, perché voleva in qualche modo esprimere un dissenso che però poteva essere espresso anche in altre maniere. Ad ogni modo, questa amministrazione comunque l'indirizzo lo ha dato, e questo progetto che è stato messo a bando con scadenza a giugno e poi prorogato perché non hanno, inizialmente hanno partecipato in due, però non sono riusciti ad ottenere il minimo dei punteggi, e poi dopo ha visto la partecipazione di un solo proponente, viene anche da un indirizzo che noi abbiamo dato con un progetto sul coworking che abbiamo, vi ricordo, votato in quest'aula qualche tempo fa. Quindi è un progetto che aveva delle specificità legate alla capacità di mettersi in relazione con i giovani, è una necessità che noi abbiamo rilevato essere importante e che quindi ha avuto il suo epilogo in un avviso. Ora, il fatto che non sia stata colta dai ragazzi questa opportunità mi lascia un po' dispiaciuto, e volevo semplicemente rappresentare questa cosa qui in aula. Favorevoli? Contrari? Astenuti? La mozione viene respinta dal Consiglio con 11 voti contrari e 3 favorevoli. Il Consiglio finisce qui e sono le 11:35.